Ok, allora buon pomeriggio, ben ritrovati. Vedo facce nuove rispetto a questa mattina, spero che non molti di voi si siano persi il pranzo, altrimenti niente, ve lo farete raccontare o tornerete domani. Allora, apriamo questo pomeriggio con una bellissima esperienza di co-working e di co-living. Viene da Matera, anche Matera è candidata a Capitale Europea della Cultura, quindi anche loro è un percorso molto interessante, il percorso della città e del territorio. Parlo di Andrea Paoletti e di Casa Natural. Poi nell'arco del pomeriggio, quindi subito dopo di lui, avremo anche la testimonianza di Agostino Ritano di Rural Hub, un'esperienza anche quella diversa. Abbiamo, dicevo prima, scelto di mettere insieme dei racconti abbastanza eterogenei tra loro, che in qualche modo dialogano nell'esperienza dell'innovazione sociale, anche se adesso qualcuno in un video mi dirà che il termine, la definizione di innovazione sociale non va usata troppo. Però insomma ci è piaciuta l'idea di mettere insieme delle esperienze diverse, perché quello che dicevamo prima in conclusione della chiacchiera di questa mattina con Roberto Covolo e poi con Andrea, l'idea è un po' quella di provare a trovare e a declinare, dopo aver assorbito tutta una serie di stimoli, tutta una serie di esperienze, tutta una serie di informazioni, un modello che possa essere adatto per il nostro territorio, per le nostre comunità, per i nostri sogni, per la domanda che questo territorio genera. Quindi così abbiamo provato anche a fare un link con la chiusura del discorso di questa mattina. Credo sì, sia più o meno tutto. Siamo ancora in diretta streaming sul laboratoriodalbasso.it. Quindi, poi insomma dico una cosa social, stamattina non l'abbiamo detto, chi dovesse aver voglia di fare un po' di live tweeting o comunque di commentare e condividere il materiale della mattinata, utilizziamo l'hashtag stai sinergico e così proviamo a stare tutti all'interno della stessa corrente di contenuti. Ma che cosa ho detto? Non lo so. Forse ci stava. Ok, sarebbe dovuta essere con noi anche Mariella Stella questo Io faccio pomeriggio. un'introduzione e Però poi ha degli lasciamo. ottimi motivi, un Sì, ottimo sì, motivo per sì. non essere qui, ce lo spiega Andrea, chi meglio di lui. Io ho Grazie. già il Sì. microfono. Okay, ciao a tutti, sono Andrea Paoletti. Con qualcuno di voi ci siamo già conosciuti stamattina e durante ora di pranzo. Sono il cofondatore insieme a Mariella Stella, che non vediamo ma che tra un po' vedremo, di Casa Natural, che è uno spazio di coworking rurale a Matera. Adesso, visto che io parto da un'altra cosa, da una provocazione. Prima di parlare io che cos'è Casa Natural, quello che volevo sapere un po' da voi è che cos'è per voi il coworking? Così rispetto a queste definizioni poi magari lo analizziamo anche all'interno del nostro coworking. Ok, prego. Sì, così deve essere. E vorrei, quello che vi chiedo è, parliamo tutti, ognuno di voi dica anche il nome e il luogo di arrivo, cioè da dove arrivate, qual è il vostro territorio di appartenenza. Ok, certo. Grazie. Gianluca Melpignano. No, io vorrei restare molto sul nome, no, di questo evento, cioè quello sulla sinergia, cioè coworking, come si fa a renderlo nell'ottica della sinergia, cioè l'uno più uno fa tre, non fa Sì. due. Quindi cos'è per te il coworking? E riuscire a generare reale sinergia. Ok, sinergia. Arianna Lecce, per me è mettere insieme delle idee. Idee. Ok. Facciamo girare. Per me è vivere meglio. Angelo da Grottaglie, provincia di Taranto, per me è inventiva. Fabiana da Taranto, per me è mettere insieme delle azioni, delle idee che renda tutti coprotagonisti. Isabella di Corsano, io. Ok, grazie. Brainstorming di idee e condivisione di risorse. Sì.
Ah, no, ognuno di voi può dire una cosa. Francesco, da Lecce, per me è condividere degli obiettivi. Sì. Maria Alba, da Lecce, per me è un luogo dove si può continuare a sognare insieme. Gianluca da Botrugno, per me è contaminazione di idee. Sono Fabiana da Galatone, per me è crescere nel confronto. Sara Melpignano, utopie che diventano realtà. Lorena Melpignano, diversità che creano ricchezza. Ok. Dov'è il microfono? Dov'è il microfono? Chiara, da Corigliano, superamento degli steccati delle varie competenze e settori. Ok. Tu hai detto, avevi detto la fantasia. Poi. Yolanda da Ugento, aiutarsi a vicenda. Sì. Elisa di Racale, è un confronto propositivo. Confronto l'avevamo già messo. Confronto, rimettiamolo. Antonella Lecce, comunità, persone, non luoghi. Ok. Di qua mancano alcune persone. Vorrei sentire ognuno di voi così, magari... Barbara Galatone, luogo delle possibilità. Sì. Dolores Galatone, condivisione di idee. Uh-huh. Arianna Galatone, creatività. Enrica da Taviano, per me è un moltiplicatore di esperienza. Ok, avete tutti, perché poi magari mi sono perso qualcuno, più o meno sì. Allora, benissimo, vediamo se il video di Mariella adesso parte. Sono Mariella Stella e oggi avrei dovuto essere lì a Milpignano con voi, mi dispiace non esserci, ma aspetto un bimbo e sono, diciamo, in stato di avanzato cantiere, insomma sta per nascere e quindi non mi è stato possibile affrontare questo viaggio, però insomma volevo comunque darvi un piccolo contributo, qualche pillola di contributo rispetto a quello che avrei dovuto raccontarvi e che magari proviamo così a mettere un po' giù con qualche punto caldo su cui ragionare e su cui sicuramente ragionerete con Andrea Paoletti oggi pomeriggio e con Roberto.
Covolo questa mattina. Dunque, io faccio parte di due realtà associative che sono Progetto Rena e Casa Natural. Progetto Rena è un'associazione che si occupa, diciamo, che ha l'obiettivo di diventare un po' il connettore di tutte le comunità del cambiamento che in Italia stanno, diciamo, sviluppando attività innovative negli ultimi anni, e Casa Natural è uno spazio di coworking rurale che ho fondato insieme ad Andrea Paoletti 2 anni fa a Matera, e nel quale, diciamo, stiamo sperimentando veramente all'impazzata, come mi piace dire in maniera pirata, all'interno del quale appunto stiamo sperimentando nuove metodologie anche di creazione di comunità, proprio a partire dalla prospettiva aggregativa che il coworking porta con sé. All'interno di Casa Natural, diciamo, la mia passione, è quella della creazione di comunità, di facilitazione di gruppi di persone che appunto lavorano su progettualità condivise all'interno di uno spazio come quello di Casa Natural. E quindi, diciamo, negli ultimi 2 anni, appunto, da quando abbiamo creato questo luogo di condivisione a Matera, ho avuto modo di anche di condividere poi con Andrea e con tutta la comunità del nostro coworking alcune riflessioni su che cosa significa effettivamente creare una comunità. Attorno ad uno spazio del genere. Volevo oggi condividere con voi soltanto alcune parole chiave che secondo me potrebbero farvi da guida nel mettere in piedi situazioni analoghe nei vostri territori e che secondo me poi diventano un po' degli aspetti da non dimenticare mai quando si vuole costruire un'innovazione sociale a livello territoriale. Allora, prima cosa, io partirei da queste due parole chiave: no mode dell'innovazione e sì strategie partecipate. No mode dell'innovazione perché c'è un gravissimo rischio che sinceramente intravedo in questo discorso di innovazione sociale, cioè un'innovazione molto modaiola, a cui tutti vogliono rifarsi, ma pochissimi ne capiscono il senso. Quindi assolutamente non partiamo da questo, come dire, da questo presupposto per costruire intorno a uno spazio, una comunità, diciamo, di persone che lo frequentino, perché probabilmente ci troveremo ad avere un gruppo di simpatizzanti che capiscono molto poco di quello che stiamo dicendo, dei concetti che vogliamo sviluppare, che ne sono molto affascinati, che li considerano molto trendy, ma poi che alla fine non daranno alcun apporto concreto al nostro progetto. Seconda parola, sì, strategie partecipate. Quindi assolutamente sì, costruire invece dal basso le nostre strategie d'azione, appunto anche rispetto al nostro spazio di coworking. Poiché se lo spazio di coworking che vogliamo costruire non è un semplice spazio di affitto di scrivanie, è fondamentale che le strategie di sviluppo delle azioni future, delle progettualità interne e rivolte all'esterno siano fortemente condivise con i protagonisti dello spazio stesso, che non saremo noi, ma saranno le persone che lo frequenteranno. Quindi assolutamente sì a strategie particolari. Quindi organizziamo incontri collettivi con le persone che mostrano interesse rispetto al nuovo modello di lavoro collaborativo, cerchiamo di come dire, intercettare tutte quelle persone che per attitudine, non per curriculum, non per competenze acquisite, ma per attitudine si riconoscono nel nostro spazio e cominciamo a lavorare su questo primo gruppo, questo primo nucleo, condividendo le nostre strategie di sviluppo future.
Altre due parole che credo siano fondamentali nella creazione di una community attorno a uno spazio di co-working e di collaborazione sono ascolto e osservazione. Quindi quando arriviamo in un territorio, quando abbiamo fondato Casa Natural 2 anni fa, la prima cosa che abbiamo fatto è stato metterci in macchina e cominciare a girare per la Basilicata, andando a conoscere di persona tutte quelle realtà che noi ritenevamo già di per sé innovative, ma che non erano assolutamente consapevoli, e andare a bussare alle porte di tutte quelle persone che già sul territorio operano. Quindi in una logica fortemente inclusiva e soprattutto di grande ascolto e osservazione, perché se sappiamo ascoltare con attenzione il contesto di riferimento, le persone che vi agiscono, gli interlocutori, noi acquisiremo automaticamente delle risposte a quelle che possono essere le nostre, diciamo, gli sviluppi strategici stessi del nostro progetto. E soprattutto osservazione, quindi non ci rifacciamo ad analisi dei fabbisogni preimpostate da progetto, come dire, da progetto europeo, ma veramente entriamo nel tessuto sociale, entriamo nei luoghi, osserviamo quali sono le dinamiche e in questo modo, osservando le dinamiche, ascoltando quelli che sono i bisogni, le posizioni di chi vive in un territorio, non risulteremo invasivi, ma risulteremo fortemente supportivi, perché saremo in grado di portare delle soluzioni a delle cose che realmente costituiscono un problema. Dopodiché, ultime due parole su cui vi invito a riflettere, sono accountability e condivisione di fallimenti e processi. Che vuol dire? Accountability, nel momento in cui apriamo uno spazio di co-working, noi dobbiamo immediatamente entrare nell'ottica di dire che noi dovremo render conto ad una community. Se la stiamo costruendo, noi dovremo render conto sempre di quello che facciamo. Ma rendere conto non deve far paura. In Italia fa un po' paura questa parola, questo concetto di rendere conto a qualcuno. In realtà è una forza grandissima, perché è una forza di condivisione, di crescita. Quindi ricordiamoci che sarà importantissimo rendere sempre conto alla nostra community di quello che sta succedendo, anche perché se avremo costruito logiche partecipate di progettazione, di creazione di strategie comuni, sarà quasi naturale render conto a chi sta partecipando al processo e anche a chi lo guarda da lontano di quello che stiamo facendo. Questo non vuol dire essere sempre sul pezzo, sempre super fighi, render conto dei nostri successi o comunque costruirci anche una retorica del successo. Questo vuol dire condividere fallimenti e processi. Condividere i fallimenti è fondamentale ed è uno degli elementi che crea maggior collante rispetto alla nostra community. Non serve, abbiamo notato che diciamo non c'è questa necessità di far parte di un processo di successo ad ogni costo. C'è una necessità di far parte di un processo, diciamo, evolutivo territoriale. Quindi sicuramente la condivisione anche di quelle che sono le difficoltà, i cambi di rotta, i fallimenti, diciamo, nella nostra strategia, può portare ad una evoluzione dei processi, ad una crescita anche della comunità stessa, poiché ci diciamo nella stessa, diciamo, il fallimento stesso è insita la possibilità di rifarsi, no? Di correggersi, e questo risulta di grande connessione anche tra le persone coinvolte, e coinvolgere tutti anche nella correzione dei fallimenti e nel processo evolutivo del nostro progetto. Il resto lo lascio ad Andrea, che sicuramente vi racconterà nel dettaglio la nostra esperienza, e spero che ci saranno nuove occasioni per incontrarci, e anch'io sto sinergica, anche perché ho realizzato il mio logo qui a casa. Un bacio da Matera a tutti, ciao. Bene, 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 adesso... Infatti, ciao Mariella.
Allora, io continuo invece. Beh, ha detto molte cose che quindi io non andrò a ripetere, ma molto di quello che ha detto anche l'avete già sentito in alcune cose di Roberto di questa mattina, che credo che appunto poi siano anche esempi diversi, ma molte cose dei processi sono che li lasciamo aperti, quindi il discorso di non avere tutto chiaro in mente, ma anche imparare rispetto all'evoluzione del processo, di iniziare in un modo, ma poi chissà come va a finire. Anche in questo momento io vi sto raccontando una storia che è partita 2 anni fa, non conoscevo Mariella e non esisteva Casanetola, però esisteva un briciolo di questa idea nella mia testa, perché io sono un architetto, mi occupo, come dicevo stamattina, di spazi di coworking, e in genere gli spazi di coworking sono sempre stati creati o comunque vengono creati nelle grandi città. E io invece vengo da una piccola città, perché vengo da Biella in Piemonte, e c'era questa cosa dentro di me, un po' questa divisione, questo spaccato. Da una parte l'attrazione alla grande città, perché mi dava opportunità, perché comunque cioè, la grande città è più facile se vuoi avere dei contenuti, se vuoi incontrare delle persone. Poi a livello economico comunque ci sono più opportunità, nel senso, trovi sempre qualcosa. Invece, però mi mancava anche la città piccolina, nel senso la città piccola, che è quella dimensione umana, quello che comunque anch'io davanti ai miei occhi, nonostante fossi in Piemonte, era un territorio che si stava svuotando, perché le persone comunque sempre più spinte verso la grande città anche a livello culturale, perché appunto la grande città offre opportunità. Quindi la grande domanda era: ma può il coworking essere il motore di sviluppo per territori che poi io definivo e tuttora definiamo rurali, ma dove non sono incentrati solo nel tema ruralità come agricoltura, ma è ruralità come periferia rispetto a quello che poi è la grande città. E, ho deciso di iniziare dalla Basilicata, perché rappresentava un po' nella mia testa, che tra l'altro non conoscevo la Basilicata, però rappresentava per me uno dei territori rurali più interessanti, perché molte persone lasciavano la regione. Ma soprattutto la cosa più importante è che quando si inizia anche a fare un progetto è importante poi anche poterlo, diciamo, in un certo senso misurare. A me interessava capire come il coworking rurale potesse essere uno strumento appunto di sviluppo territoriale, e in un territorio come quello della Basilicata, dove c'è tantissimo da fare, dove progetti del genere non esistevano, allora a quel punto era facile misurare, perché qualsiasi risultato, sia positivo che negativo, poteva comunque essere misurato. Quindi ho lasciato, io vivo in quel momento a Milano, ho deciso di trasferirmi in Basilicata, naturalmente ho impiegato 6 mesi, però anche quello, nel senso che mi piace sempre raccontare tutto il percorso, perché sennò sembrano delle cose facili, nel senso che uno dice vabbè, uno spazio, apro, lo trasformo in coworking e tutto il resto si sviluppa, non è assolutamente così. E quindi rispetto al concetto che dicevo prima di costruire la community, per me è stato innanzitutto imparare a capire, ma su questo territorio, poi io non lo conoscevo appunto, chi è che sta già facendo delle cose, che cosa succede, perché tutti fuori almeno, quello che veniva visto dalla Basilicata era un territorio vuoto dove non succede nulla, nulla di interessante, anzi viene sempre messo ai primi posti rispetto al sottosviluppo italiano. E invece era, ma vediamo, perché io non credo mai a queste cose, vediamo poi quello che magari, magari le persone non lo sanno comunicare, magari comunicano dei dati che sono importanti da comunicare anche in negativo, perché almeno poi può attrarre delle altre cose anche a livello di fondi europei, a livello, anche a livello strategico politico. E quindi rispetto a questo mi sono messo a fare quello che poi chiunque può fare, nel senso fare ricerche, chiedere a tutti gli amici, ma conoscete qualcuno che vive in Basilicata e Lucano che può conoscere delle realtà interessanti? E rispetto a questo qua ho costruito una rete immensa, quindi qua ritorna il concetto di rete, nel senso che anche persone che magari non fanno parte di quel territorio magari ti sanno raccontare storie di quel territorio, perché quello che succede forse anche voi, magari non conoscete il vostro vicino di casa, ma qualcuno di Milano lo conosce. Allora magari questa cosa qua è importante, perché anche quello è sempre co-working, comunque lavorare in rete. Grazie a questo, fra le varie persone, appunto come Mariella diceva prima, lei è anche vicepresidente di RENA, questa associazione a livello italiano, e non solo a livello italiano perché è anche a livello europeo, però fa parte di questa associazione, e la fortuna vuole che avessimo un amico in comune. Quindi quando scrivo questo amico dicendo conosci qualcuno in Basilicata, mi presentano anche Mariella. Ci scriviamo, naturalmente lei è super attiva, super esplosiva, mi dice
Bellise, in Basilicata, in quel momento lei stava vivendo ancora a Roma, però qualche mese dopo poi si è trasferita a Matera. Abbiamo iniziato a parlare e con questa cosa qua ci siamo messi proprio in maniera strategica, senza saper bene cosa stessimo facendo. Volevamo fare questo spazio di coworking, sapevamo più o meno che cosa si voleva fare, avevamo uno spazio. Noi in quel momento avevamo uno spazio, ma qual era lo spazio? Era una casa che io ho affittato quando mi sono trasferito a Matera, che si trova nel cuore dei Sassi, vicino alla cattedrale. E questo qua è importante da dire anche, che oltre quindi aver trovato una persona, che era Mariella, con cui condividevo un'idea, una voglia di fare, un'attitudine, quello che dicevo, propositivo, esplosivo, nel senso che nessuno ci poteva fermare perché avevamo questa energia, dall'altra parte avevamo uno spazio, però quello che ancora ci mancava era la community attorno, perché avevo costruito questa community, ma era una community che in quel momento era ancora parole, nel senso, poi soprattutto era una community di questo ragazzo che arriva dal Piemonte, che vuole fare questa cosa, ma chissà poi che cos'è. Sai il fatto che proprio un giorno ci mettiamo e diciamo adesso apriamo questo spazio e facciamo proprio le cose come si fanno veramente, cioè ci mettiamo, facciamo un'inaugurazione, scegliamo un momento in cui farlo, iniziamo a invitare le persone, iniziamo a parlare di coworking. Iniziamo a parlare di coworking, ma soprattutto che cosa succede? Anche questa qua è un'altra cosa importante, che io arrivo dal nord, sono quello che parla di coworking perché lo faccio di lavoro, ma lo racconto con una terminologia e un modo di comunicare, diciamo, un po' più professionale. Mariella invece era la persona che era del territorio e mi diceva, guarda Andrea, che se tu racconti così, è quello che poi dice anche nel video, può suonare molto fighetto, però per essere il radical chic della situazione non ci interessa. Quello che noi dobbiamo, se il nostro obiettivo è veramente che il coworking si possa trasformare in uno strumento per lo sviluppo territoriale, dobbiamo inventarci qualcos'altro. E quindi lo stiamo ancora imparando, questo non siamo ancora arrivati a capire qual è il metodo giusto per comunicarlo. Sicuramente abbiamo una comunicazione che da una parte ha tolto anche il termine, nel senso che prima si diceva innovazione sociale, abbiamo tolto tutti i termini difficili, quelli che forse poi le persone possono ascoltare, dicono bellissimo, ma rimane per loro, io non mi sento incluso in questo processo perché non fa per me. Invece tutto quello che noi diciamo, coworking è uno spazio di lavoro condiviso, lo raccontiamo rispetto ai servizi che offriamo, che può essere appunto l'affitto di una scrivania o l'utilizzo di uno spazio per poter lavorare, ma dall'altra parte molto di più, cioè perché è community. E quindi abbiamo tolto tutti questi significati, l'abbiamo un po' semplificato. E dall'altra parte la cosa molto importante è che non siamo solamente sul territorio, ma siamo sempre in rete con quello che sta al di fuori. Questo lo facciamo in maniera tale che raccontiamo sempre quello che sta succedendo all'interno e raccontiamo le nostre persone. Adesso, visto che è una presentazione, mi metto da questa parte. E questa qua, appunto, come vi dicevo, Casa Natural. E questo qua ci chiediamo, ma che cosa vuol dire appunto coworking rurale? Coworking rurale, come dicevo prima, è un termine che in genere si parla di coworking, ma noi avevamo nello specifico la necessità di definire una nuova tipologia di coworking, perché non eravamo nella grande città. Nella grande città apri un coworking, non so, a Milano, sicuramente arriveranno un tot di persone in maniera facile, perché attorno a te magari hanno degli amici che per interessi si iniziano a concentrare, piuttosto che c'è il problema del prezzo degli affitti molto alti. Invece sapete, credo meglio di me, che in contesti invece più piccolini ognuno di voi magari ha una casa o di proprietà o comunque che può andare a farlo a casa della nonna nel garage, nella tabernetta, e poi basta mettere internet, che comunque ognuno di noi ce l'ha ed è fatto, quello può essere, sono connesso al mio spazio di lavoro. Ma, nel senso, anche le vostre risposte, nel senso, il coworking come modalità di lavoro è proprio quello che può moltiplicare questa opportunità, quindi che è dato dal confronto. E quindi rispetto al coworking rurale, una delle cose importanti per noi era lo spazio, cioè coworking per noi non è un ufficio, ma è una casa. Ed è questo che vi dico, siamo partiti poi anche dal nostro spazio privato,
perché rispetto a quello che raccontava Roberto, che Roberto comunque aveva appunto questa società che aveva preso lo spazio, non pagano l'affitto, nel senso che hanno un sistema un po' diverso dal nostro, abbiamo detto, noi non abbiamo, stiamo già investendo col tempo, stiamo investendo con la nostra capacità e conoscenza, stiamo inventando qualcosa di completamente nuovo per questo territorio, non possiamo, non ce la facciamo fare anche un investimento economico. Ma partiamo da quello che abbiamo, nel senso che c'era una casa che pagava l'affitto perché dovevo viverci, e questo, però questo spazio, che è uno spazio privato, lo apriamo per la collettività. L'altro step, anche per farvi capire, noi abbiamo inaugurato a fine settembre del 2012, a fine ottobre del 2012 abbiamo deciso, ok, San Mariella, Andrea, abbiamo deciso di aprire questo spazio di coworking rurale che si chiama Casa Natural, ma quando andiamo a presentarci in giro non possiamo presentarci, ciao, siamo Andrea e Mariella, abbiamo questo spazio, adesso quello che vogliamo fare è aggregare un po' di persone, ma avevamo bisogno di una forma giuridica. Quindi abbiamo scelto, anche questo qua è un altro consiglio, abbiamo scelto la forma giuridica più semplice, cioè l'associazione, e con questo qua naturalmente scrivendo uno statuto che ci permette di, ci permettesse di fare vari tipi di iniziative. Abbiamo aperto un'associazione con partita IVA in maniera tale che possiamo anche offrire dei servizi di consulenza che quindi possono essere utili. Mi potete fare la domanda, ma che cosa vi immaginate per il futuro? Non lo sappiamo ancora, e in questo non ci facciamo nemmeno il problema troppo di pensarci, perché abbiamo altre priorità rispetto a quelle, perché la forma associativa in questo momento è quello che è più congeniale a noi, soprattutto perché è un progetto, questo qua di Casa Natural, in cui vogliamo molto dare supporto alle idee e alle persone del territorio, quindi la forma proprio di associazione, quindi essere soci che con una piccola quota, perché costa 50 euro l'anno per sia utilizzare lo spazio una volta a settimana e sia per partecipare ai nostri eventi, basta per... nel senso basta come quota, è proprio il nostro, quello che noi definiamo l'impatto sociale del nostro progetto, e avere più persone possibile che possano avvicinarsi al progetto. La seconda parola per il coworking rurale era quello che raccontava già prima Mariella, è il territorio. Non dobbiamo dimenticarci che siamo fuori dalla grande città, nel senso, poi noi nello specifico siamo a Matera, sono tra i 50 e i 60 mila abitanti, è una città che condensa l'attenzione rispetto ai paesini che sta attorno, ma è ancora periferia, nel senso che le dinamiche che ci sono a Matera non sono le dinamiche della grande città, e quindi quale non possiamo dimenticare il territorio e quindi anche i propri bisogni quando apriamo questo spazio. E quindi, come raccontava prima Mariella, noi abbiamo creato questo progetto l'anno scorso e tuttora è in divenire, che si chiama Explore in Basilicata, in cui siamo andati a bussare alla porta delle realtà e delle persone che fanno già cose interessanti sul territorio. Quindi non abbiamo bisogno solamente delle nuove idee, ma abbiamo bisogno anche delle vecchie idee, ma che possono rafforzarsi grazie al contatto con le nuove idee o con le persone che, grazie allo spazio di coworking, frequentandolo, possono mettersi in rete. Terza parola è sharing, condivisione. Quindi questa cosa qua può sembrare la cosa più banale, ma è la cosa più difficile, perché avete tutte cose molto belle, sinergie, idee unite, il fatto delle idee, azione, tutto insieme. In realtà è la cosa più difficile, perché sharing, condivisione vuol dire ricevere ma anche dare. E molte volte, se avete un progetto da portare avanti, questo dare risulta un po' difficile, perché sei sempre tentato a dare priorità a te stesso rispetto al... e quindi ricevere, cioè partecipare a uno spazio di coworking dove si vede più quasi l'opportunismo di avere qualcuno con te piuttosto che l'opportunità di creare qualcosa di nuovo. Molto spesso le persone vengono a Casa Natural, bussano alla porta e ci dicono: ho un bellissimo progetto, lo facciamo insieme. E quello che noi rispondiamo è: attenzione, perché questo qua è uno spazio di coworking dove Casa Natural è il contenitore di tutte queste cose, ma poi fra di voi vi dovete mettere in rete. Quindi
Casaneta può facilitare questo incontro, ma dall'altra parte siete voi che dovete mettervi in rete, attivarvi. Quindi più si è attivi e più questa possibilità, queste opportunità si moltiplicano. Più stai fermo e più guadagni niente. Quindi noi diciamo sempre, se questi 50 euro, che come dicevo prima è la quota associativa annuale, le fai fruttare, ti cambieranno la vita. Se non le fai fruttare è come, nel senso, non dico sprecato, perché comunque può essere uno spazio di ispirazione, può essere uno spazio in cui succedono delle cose interessanti, dici magari da altre parti non si parla di questi argomenti, ma il vero cambio un po' di paradigma funziona se quelle 50 euro e Casa Natural e questi spazi di coworking li utilizzi perché veramente hai voglia di metterti in gioco. Però metterti in gioco vuol dire sacrificare alcune parti più individuali per dare invece spazio a quello che è la condivisione. Soprattutto partire dal presupposto che, come quando si apparecchia una tavola, ognuno mette un pezzettino e quello che uscirà fuori come risultato è sicuramente diverso da quello che ti eri immaginato all'inizio. Questa qua è un'altra immagine, oltre allo sharing, importante, che comunque abbiamo messo, per il fatto che c'è un ragazzino e dall'altra parte una persona anziana. Lo vediamo un po' dalle mani, che si può capire questa cosa. Perché anche quello, spazio di coworking, molte volte, e soprattutto nella grande città, si immagina sempre come lo spazio anche per le start-up, tutte queste nuove iniziative, soprattutto a grande spinta tecnologica. Il coworking rurale non è assolutamente questo, perché come diceva già prima Mariella nel video, noi andiamo un po' contro la retorica dell'innovazione, che è, non un po', andiamo completamente contro la retorica dell'innovazione come qualcosa lasciata o solamente alla tecnologia o solamente a persone che sanno fare, che sanno essere innovatori, perché in realtà ognuno di noi può essere innovatore e semplicemente che trovi nuove soluzioni ai problemi che hai di fronte a te. E rispetto a questo siamo molto inclusivi, quindi se da una parte il fatto che siamo un'associazione e pagare una quota associativa per partecipare può essere visto come esclusivo, perché in fondo è un piccolo club in cui ti iscrivi e poi puoi partecipare, dall'altra parte però non mettiamo nessun limite né di età e né a livello di competenza, nel senso che chiunque può partecipare, sia chi ha un curriculum pazzesco e chi sa fare delle cose semplici ma che in realtà ha una grande spinta e che è semplicemente curioso. L'altra cosa è che anche attraverso la contaminazione, magari la signora anziana di 86 anni, che è la signora Maria, che lei è una grande fautrice della sharing economy, perché dell'economia collaborativa, perché ci sfama ogni giorno a pranzo con le sue polpette, il sugo al pomodoro. E l'altra sera abbiamo organizzato una cena e mi ha prestato tutte le pentole, quindi a suo modo contribuisce al coworking. Dall'altra parte c'è un ragazzo che insegna a questa persona a utilizzare nuove tecnologie piuttosto che anche ad aprirsi. E quindi questo qua sono dei temi molto molto importanti, ma soprattutto oltre al coworking rurale è da facciamo un annetto che parliamo che siamo un incubatore di sogni. Si parla tanto di incubatori di imprese, appunto incubatori di imprese in cui si condensano dei grandi capitali per spingere soprattutto imprese a livello di tecnologia. Quello che pensiamo è che manca completamente in tutte le realtà, sia che siano fuori Italia ma anche in Italia, l'incubatore dei sogni, nel senso che quello che posso chiedere anche a ognuno di voi, state facendo, nel senso che in questo momento vi state occupando del vostro sogno o il vostro sogno è ancora nel cassetto? Ok? Nel senso che credo, chi di voi, alziamo semplicemente per alzata di mano, chi si sente che sta portando avanti, sta lavorando al proprio sogno? Naturalmente, professionale, ci sono, bene. Bene, perché potrebbe essere appunto Casa Neto o comunque lo spazio di coworking vuole proprio avere anche i sognatori, lo spazio dei sogni. E rispetto a questo è quello che noi diciamo alle persone, nel senso che questo spazio, il fatto di condividere il proprio sogno con tanti altri sognatori, nei momenti difficili ti porta a portarlo avanti, nonostante magari qualcosa remi contro. E dall'altra parte fa conoscere in questo spazio persone che hanno magari delle competenze di cui abbiamo bisogno o mette in rete delle esperienze che possono sempre arricchire il nostro sogno. Perché quello che notiamo è che manca proprio quel livello tra il comune cittadino
e la persona che ha una conoscenza degli strumenti per poter arrivare a definire un modello di business, a capire come costruire proprio anche una struttura economica del progetto. Perché appunto negli incubatori di impresa, quando ci si presenta, ci si presenta già con l'idea abbastanza più o meno definita e più o meno anche con un piano economico. Ma quello che manca è veramente avere le persone che magari da un sogno hanno la voglia di portarlo avanti, ma si sentono soli. E qua ritorniamo un po' anche al concetto dello spazio, spazio non come ufficio, ma spazio come casa, perché questa atmosfera comunque domestica, da una parte noi abbiamo dei tavoli, dall'altro un salotto, è proprio quell'atmosfera che fa aprire le persone a raccontare il proprio sogno, a raccontare il proprio progetto. Per noi sono centrali le persone, quindi rispetto a questo, quello che vi dicevo, ci sono immagini di salotto, quindi non nascondo che il coworking rurale, cioè di Casa Natural, funziona molto di più come spazio di incontro piuttosto che come spazio di lavoro, per quello che vi raccontavo prima, perché le persone comunque hanno già dei propri spazi e perché magari tante persone, tanti sognatori, sono persone che stanno ancora facendo il loro lavoro normale, che dedicano con un tempo part-time a portare avanti il loro sogno e quindi non parteciperebbero ogni giorno, ed è per questo che anche Casa Natural è aperta solamente il lunedì e il mercoledì e non ogni giorno. E anche se poi dall'altra parte c'è la possibilità di affittare la scrivania a tempo indeterminato anche con le chiavi, ma ad oggi vi raccontiamo che nessuno ce l'ha richiesto. Secondo è il metodo. Mostro queste due fotografie di Maria Teresa perché lei è una sognatrice che ha bussato alle nostre porte l'anno scorso e dicendo: guardate, io ho un grandissimo sogno, voglio creare un progetto di insegnamento dell'italiano per gli stranieri con modalità non formali. Ha detto benissimo, inizia. Innanzitutto quello che noi diciamo sempre è: ma questa idea, questo sogno che hai in testa, ma l'hai già iniziato a scrivere? Cioè che cos'è? Perché adesso me lo stai raccontando, ma se dovessi presentarlo a qualcuno, anche semplicemente una paginetta, l'hai mai fatto? Fa: no, non l'ho fatto. Ok, allora diciamo, scrivi questa idea. E poi innanzitutto già si è aperta, perché è venuta a Casa Natural, ha bussato la porta, è venuta dentro, ha detto un sogno, ci siamo seduti nel salotto, abbiamo chiacchierato, ma poi l'altra grande sfida che noi diciamo a questi sognatori è parlare con più persone possibile. Allora c'è chi: ma no, poi se me la rubano, e ma se poi qualcun altro me la copia, era allora, questo qua. E dall'altra parte poi c'è l'altro aspetto, che parlare vuol dire aprirsi, vuol dire anche aprirsi alle proprie insicurezze, al fatto che non si sa tutto, ma meno male, però c'è questa tentazione di dire: oddio, devo essere sempre perfetto, devo sapere quello che devo fare, non posso fallire, come raccontava prima Mariella, e quindi invece noi diciamo fallo, ma tutte le occasioni che creiamo a Casa Natural, che possono essere dalle serate, delle chiacchiere, che sono degli incontri con la community una volta al mese, piuttosto che ospiti che ci vengono a trovare da fuori, piuttosto che persone che ci vengono a incontrare, se si utilizza lo spazio, quello che vi dicevo prima, in maniera attiva, cioè che si partecipa, ci si mette in confronto, si parla del proprio idea, effettivamente è un arricchimento. E poi ultima cosa, noi diciamo: ok, bene, avevi il sogno, hai iniziato a scriverlo, l'hai condiviso, quindi sarà cambiato perché qualcuno ti avrà detto: guarda che esiste già quello, piuttosto che guarda che questa parte non funziona, e poi quindi filtrato rispetto a tutti questi feedback, e si arriva alla fase di dire: ok, bene, adesso inizia a prototiparlo, nel senso, lavora sul primo prototipo, inizia a immaginare: ma quante persone c'è bisogno per portare avanti questo progetto, quanto costa, quanto puoi vendere se è un servizio questa cosa. E quello che abbiamo visto che sta funzionando molto, e quindi anche qua un ingrediente ulteriore del nostro progetto, è che noi diciamo alle persone: non andare, e questo qua veramente secondo noi è molto importante, è non andare a pensare adesso alla forma giuridica del tuo progetto. Utilizza l'associazione Casa Natural un po' come guscio in cui tu puoi dare questo servizio. E nel caso di Maria Teresa sta organizzando il corso, prima organizzato, perché prima di arrivare al corso di italiano
per gli stranieri, ha organizzato un corso di inglese per gli italiani, perché nel frattempo a Casa Natural ha conosciuto una ragazza australiana che, essendo madrelingua, poteva darle quella parte di supporto che lei non aveva, perché sa insegnare le lingue straniere, ma non era madrelingua. Quindi il valore aggiunto è derivato anche dall'unione delle due persone. E poi hanno iniziato a strutturare questo corso di italiano, che era il suo sogno con cui ha bussato, per cui ha bussato la porta a Casa Natural, e dal 20 al 25 giugno ci sarà il primo Spaghetti Language, si chiama il corso di italiano per gli stranieri. Però la cosa importante è che Maria Teresa è legale, quindi nulla è nero, nulla di strano, perché fa queste attività utilizzando l'associazione Casa Natural. E questo qua quindi fa parte del nostro metodo. Cosa sarà successivamente? La nostra speranza è che Maria Teresa diventi talmente brava, abbia un modello economico sostenibile, abbia capito che quanto team ci sia bisogno, che si stacca da Casa Natural e diventa un progetto che cammina da solo. Nel 2012 poi abbiamo cominciato un altro progetto di co-living. Cos'è il co-living? Il co-living è un progetto completamente sperimentale. Vi racconto questa cosa e metto l'anno 2012, perché nel 2014 a San Francisco hanno lanciato una piattaforma che si chiama coliving.org, e quindi è partito questo termine, che dopo il grande, nel senso che si parla tanto di coworking, adesso si parla anche di coliving. E la prima, e ve lo posso dire se andate su Google, la prima realtà che ha parlato di coliving è stata Casa Natural, ma non ce frega niente rispetto a questo, però semplicemente per dire che anche in territori più periferici in realtà si può sperimentare e lanciare delle cose, perché per noi è partito da una ragione pratica. Quello che vedevamo era che, stando in periferia e lavorando meno di concentrazione come nella grande città, quello che ci mancava era il contatto col mondo esterno, perché è vero che ci sono tante persone che sanno fare delle cose anche in questi territori, ma quello che mancava era anche quella boccata d'aria che a volte dei progetti portano, che alcuni progetti che vengono dall'esterno portano all'interno della community, e dall'altra parte questo scambio anche con quelli, con le persone che fanno cose in altri territori. Abbiamo fatto questa sperimentazione un po' così, in maniera proprio aperta, senza troppo il timore di sbagliare, ma proprio con la voglia di sperimentare, e l'abbiamo iniziata, come vi dicevo, abbiamo lanciato l'associazione nell'ottobre del 2012. Nel novembre del 2012, quando nessuno conosceva ancora Casa Natural, siamo usciti con questa call in cui abbiamo detto: invitiamo nel 2013 10 innovatori sociali che vogliono venire a raccontare la loro esperienza nel nostro territorio e imparare da chi fa delle cose nel nostro territorio qualcosa che poi si possano riportare a casa. Quindi abbiamo pensato anche a un format in cui le persone dovevano, era una selezione perché era un bando aperto, dovevamo inviare le ragioni per cui chiedevano di far parte di questo progetto, mandare un video, mandare una scheda descrittiva, e poi la settimana avveniva così. Sono state 10 persone, abbiamo ricevuto 24 candidature, quindi a noi piace sempre parlare di numeri perché i nostri numeri sono piccolini, ma siamo molto contenti di avere anche numeri piccolini. 24 candidature, ne abbiamo selezionate 10, e di queste 10 persone, ogni persona viveva per una settimana a Casa Natural. Questo qua è l'altro aspetto importante. Noi potevamo ospitare queste persone perché, tornando sempre indietro, io stavo già pagando un affitto, pagavo anche una rete internet, quindi non ci costava nulla in più a livello economico, diciamo pratico, ospitare delle persone. Quello che era il costo, che naturalmente non mettiamo, ma c'è, è tutto il tempo lavoro, nel senso quello che poi noi dedicavamo alle persone. E quindi la persona arrivava il giovedì, era dal giovedì al mercoledì, adesso vi spiego anche la ragione. Arrivavano il giovedì, facevamo una prima cena, una prima serata di incontro con la community, quindi rispetto al tema che trattava questa persona con il proprio progetto, associavamo delle persone, quindi facevamo degli inviti specifici in modo tale che si potessero incontrare, e poi lo aprivamo comunque a tutti gli associati e tutte le persone del territorio.
E poi e questa prima serata serviva affinché queste persone potessero già sentirsi a casa, perché nel salotto conoscevo un tot di persone e poi nei giorni successivi potevano andarle a trovare, chi nel proprio ufficio, chi nella propria officina, chi nel proprio laboratorio, potessero da soli crearsi una community locale. Poi l'altra cosa abbiamo detto, ok, noi siamo Matera, è vero che Matera è in Basilicata, ma è semplicemente una porta verso una regione più grande. Allora là ci siamo dati un obiettivo ulteriore. Abbiamo detto, non è che attraverso questi ospiti anche noi riusciamo ad andare a conoscere la Basilicata, quindi uniamo varie cose insieme. Quindi quello che abbiamo fatto è, abbiamo creato questo progetto che, di cui vi parlavo prima, che esplora in Basilicata, e con ogni ospite abbiamo visitato una zona diversa della Basilicata. E questa cosa ha permesso di fare a noi, di uscire da quel territorio che per noi era Matera e di andare a conoscere chi faceva delle cose sulla Basilicata. Quindi abbiamo iniziato anche a mappare quelle che secondo noi erano le realtà che si avvicinavano a livello di valori, a livello di modo di fare, a livello di proprio modus operandi, vicine a Casa Natural. È una cosa che nessuno aveva mai fatto, perché in genere queste cose qua si dice sempre non c'è nulla in Basilicata. In realtà anche nel paesino piccolo abbiamo trovato delle realtà interessanti, che sono degli individui, che sono delle associazioni, che sono delle cooperative. Non ci interessava anche là ancora una volta poi la forma in cui si ponevano sul mercato. Alla fine di questi due giorni, naturalmente il risultato con gli ospiti era wow, che figata, ma c'è un sacco di cose, perché non vengono mai comunicate, perché non vengono mai raccontate. E quindi questo qua era un progetto in cui noi stavamo investendo perché le persone non pagavano nulla, ma dall'altra parte noi stavamo recuperando tantissimo a livello di feedback, nel senso che attraverso i loro occhi noi vedevamo, oltre noi ma anche tutti gli associati, vedevano il territorio con un altro, da un altro punto di vista, e questo accresce anche proprio l'orgoglio del proprio territorio, perché è quello che manca spesso, che si dice sempre, ma sì, io so fare queste cose, ho studiato questa cosa, ma poi quello che c'è attorno non funziona, non c'è nessuno, non si collabora. In realtà tutte queste dinamiche messe insieme hanno creato una forma molto più forte tra i vari pezzettini che stavamo creando. E poi, alla fine di tutto questo percorso, quindi prima serata, conoscenza con la community, loro potevano uscire da Casa Natural, perché anche questo qua, il co-working e Casa Natural non è uno spazio dove apri e chiudi quella porta e si sta all'interno, ma è uno spazio che si apre invece al territorio. Poi andavamo in Basilicata, poi si tornava a Matera e avevano ancora tempo per riconoscere, rivedere alcune persone, pensare, anche respirare, nel senso che il co-living è preso un po' come una settimana, da una parte ci sono varie modalità, c'è chi veniva semplicemente a presentare il proprio progetto, chi veniva a capire magari se c'era possibilità di scalarlo sul territorio della Basilicata e magari conoscere delle persone con cui attivare questa possibilità di scalarlo, chi invece aveva un prototipo di progetto che diceva ma io cerco proprio quella settimana per iniziare a lavorarci ma non ho mai tempo perché quando sono a casa mi dedico sempre solo al mio progetto. Allora al posto di andare in vacanza al mare, sai che c'è? Io investo questa cosa che poi dovevo pagare un viaggio, vado a Matera e là mi trovo in una realtà dinamica che mi può piacere e con questa cosa qua inizio a sperimentare. E poi l'ultima sera invece era una serata in cui appunto ci si raccontava, ma questa settimana che cosa ha dato? Come mi ha fatto accrescere me, ma soprattutto anche la community che stava attorno diceva caspita, questa cosa piuttosto che questa persona mi ha dato questo, e quindi proprio a ragionare a livello di condivisione che cosa questa esperienza ha portato. Altra cosa importante, abbiamo ospitato 10 persone, le 10 persone venivano e si sentivano bene, si sentivano a loro agio, perché dicevano soprattutto io so che vengo, faccio questa settimana, non mi state chiedendo nulla, ma tutto avviene in maniera spontanea, sempre rispetto a quel solito senso che è uno spazio dove più ti attivi e più nascono delle cose, più non ti interessa e ti chiudi dentro di te, più va bene, nel senso può essere anche così, però in fondo non si creano determinate dinamiche. Gli stessi partecipanti, i primi 10 che noi abbiamo sostenuto con questo progetto, ogni volta, ogni persona che andava via diceva ma scusate, ma questa cosa qua ve ne rendete conto che ha un potere incredibile, che ha un potenziale bellissimo? Secondo noi dovete metterlo a pagamento.
E questa è diventata la seconda fonte di reddito, nel senso dell'associazione con cui quest'anno iniziamo a sostenere anche tutti i costi della casa, di internet e delle varie spese, perché ogni partecipante adesso paga 500 euro a settimana. Nel questo 2014, quindi, è sempre open call, nel senso che chiunque può partecipare, ci mandano la richiesta. E al momento abbiamo avuto varie situazioni, nel senso da appena andato via Massimo Poti, che lui si occupa di educazione digitale per bambini e lo fa in un coworking a Torino che si chiama Toolbox e lo fa con officine Arduino, l'abbiamo conosciuto a gennaio e abbiamo detto secondo noi ti piacerebbe da Matti Casaneto potresti sperimentare una cosa, e lui è venuto a sperimentare un corso di laboratorio che non aveva mai fatto, ha pagato quella settimana e è tornato a casa felicissimo e ci verrà già di nuovo a trovare a luglio e poi a settembre, perché nel frattempo ha conosciuto altre tre persone che si occupano di un progetto per bambini con Casanetola che si chiama Fanta Lucania, hanno trovato, ritorniamo a questo termine, di sinergia e hanno detto dobbiamo farlo assieme, e quindi Massimo tornerà. Altra cosa invece particolare è che tra 10 giorni arriva invece una coppia, lei è di Manduria, quindi vostra pugliese, e però vivono a Mentone. Lei di 40 anni, lui di 49 anni, e stanno immaginando un ritorno al sud. Dicono, qua non vogliamo più stare, stiamo immaginando un ritorno al sud, e dicono, vi seguiamo sui social media, quindi anche là la comunicazione, ci sono vari livelli, per iniziare la gente locale, per portare all'interno, condensarsi perché possano essere un valore, dall'altra parte però non dimenticare mai la comunicazione verso l'esterno, perché se veramente vogliamo avere impatto da una parte o poter amplificare questa opportunità anche di esperienze e condividere, è importante poi comunicare. Quindi ci hanno seguito là, hanno detto noi vogliamo venire, diciamo, in vacanza a Casanetural, perché attraverso questa vacanza noi possiamo strutturare il nostro futuro. Non ce lo saremmo mai immaginati, cioè vi racconterò, anzi se vorrete venire potete venire a vivere anche un pezzettino di esperienza con loro. E adesso la nostra visione. Questo qua è un pezzo, secondo me, in cui in questo momento stiamo molto lavorando su questo. Perché, come vi raccontavo, il nostro spazio è una casa privata in affitto. Partito dalla mia proprietà, la proprietà nel senso dall'affitto, però appunto intestato a casa a Andrea Paoletti, e questo spazio quindi era uno spazio privato che ho detto, ma perché non faccio qualcos'altro? All'inizio di quest'anno, perché le attività stanno aumentando, lo spazio sono 80 metri quadrati e poi c'è un soppalco, e nel soppalco diciamo che è lo spazio privato dove io dormivo e dove ospitiamo anche le persone del co-living. Però è tutto lo stesso spazio, nel senso che è un solo ambiente, poi c'è un cucinino a parte, il bagno e 2 armadi. Però per il resto è tutto un solo ambiente, che funziona benissimo, piace alle persone vivere all'interno dello stesso spazio dove si lavora, dove si crea, dove si ragiona, dove si mangia, dove succedono tante cose. Però quello che ci siamo detti è abbiamo bisogno di più spazi, perché ad esempio adesso al martedì e al giovedì abbiamo i corsi di inglese, ma quando c'è il co-living cosa succede? C'è la persona del co-living, magari vorrebbe fare un incontro con altre persone, ma c'è anche il corso di inglese, abbiamo la domenica i corsi laboratori per i bambini, e poi appunto si aprono sempre nuove possibilità. Allora quello che ci siamo detti è, abbiamo un nuovo spazio, nei Sassi, ma anche nel resto della città di Matera ci sono un sacco di spazi abbandonati, non utilizzati di livello comunale, andiamo a parlare in modo tale che chiediamo uno spazio, non chiediamo soldi, ma visto che ci sostengono molto, ci mettono sempre all'interno di dossier, documenti che manifestano che a Matera stanno succedendo delle cose interessanti, cerchiamo di aprire un dialogo e cerchiamo di capire come possiamo supportarci. Appunto, condivisione vuol dire dare e ricevere, noi stiamo portando un nuovo modo di fare sulla città e magari anche gli altri possono dare qualcosa. Quello che è successo naturalmente, un po' quello che raccontava anche Roberto stamattina, che se comunque un ente pubblico ti dà uno spazio te lo dà per un determinato tempo, ok? Quello che c'era stato proposto era uno spazio solamente per un anno, e capite che il tempo di trasferirti e poi non fai nemmeno in tempo a entrare, che subito devi uscire.
Però è là con Marielle, anche con... noi siamo adesso una cosa che non ho detto, che siamo partiti io e Mariella e a livello dell'associazione siamo ancora noi il direttivo dell'associazione, ma siamo ben 21 persone che lavoriamo a Casa Network, chi si occupa di comunicazione, chi si occupa tutti i vari pezzettini, nel senso chi segue i laboratori, chi segue il corso d'inglese, chi fa l'host, quindi chi segue lo spazio, chi segue la community, perché poi è un grandissimo lavoro. Adesso poi andiamo anche là al centro. Però la cosa che mi premeva dire di questa cosa è che alla fine, parlando tutti di questo argomento, abbiamo detto: ma abbiamo fatto un grande errore, nel senso che siamo andati dal pubblico e ci siamo messi in un'ottica, nel senso pensavamo di poter dialogare, ma in realtà anche questo qua, nel senso poi possiamo anche dopo aprire questa discussione se pubblico e privato poi possono effettivamente collaborare e come lo si può fare, ma non c'era la possibilità di farlo. Allora abbiamo detto: ma siamo stati noi che abbiamo sbagliato questa parte. Allora abbiamo detto: ma cosa succede se invece di andare contro, perché noi potevamo cominciare a dire: ah, ma il pubblico non ci dà lo spazio, allora no, fare grandi cose. Abbiamo detto: no, siamo noi a aver sbagliato, perché comunque non si può dialogare in questo modo. Allora abbiamo detto: partiamo da un'altra cosa. Se Casa Natural è partito, che è stato uno spazio privato, che è stato aperto alla collettività, cosa succede se noi invece impegniamo il nostro tempo a cercare altri privati che hanno degli spazi che non utilizzano, anche delle loro case grandi, e questi spazi privati diventano spazi che possono essere aperti alla collettività. E quindi con questo abbiamo iniziato a parlare con i nostri associati, perché poi la prima community che abbiamo a disposizione è quella degli associati, e abbiamo già 3 persone che chi ci dà un salotto, chi ci dà un ufficio, chi ci dà un giardino, perché abbiamo anche delle attività di orti urbani, stiamo iniziando a creare questa rete. Quindi la soluzione della nostra visione è cercare di capire anche come il coworking rurale forse può diventare uno spazio che è diffuso, non solamente uno spazio, perché dove si lavora, ce l'abbiamo ben chiaro, deve essere uno spazio condensato, quindi un unico spazio, nel senso che se tu prendi il tuo computer e devi andare in un luogo, sicuramente là devi trovare altre persone, perché sennò non ha il valore del coworking, stai a casa tua. Ma invece tutte le altre attività che possono germogliare attorno potrebbe essere proprio che, e questo qua lo stiamo sperimentando, ve lo racconterò poi magari la prossima puntata, che effettivamente anche là, da questo spazio possono partire delle dinamiche nuove in cui ogni persona si può mettere in prima persona, in gioco. L'altro, e quindi quello che vi lascio con questa immagine un po' del territorio, perché quello che immaginiamo a questo punto è anche, siamo partiti a Matera, questo discorso di coworking rurale parte da Matera, ma fuori da Matera abbiamo costruito già una grande rete. Allora, quello anche immaginare come le associazioni, perché bisogna partire da quello che già esiste, non bisogna inventare tante cose nuove, ma già da quello che esiste, come questi spazi piccolini si possono mettere in rete, e forse questo discorso di collaborazione e co-working può funzionare molto bene. E qua ritorno anche al discorso che siamo nel Pignano, Ceracale, e anche il laboratorio stesso è stato pensato come un laboratorio diffuso di lavorare su 2 territori, perché questo effettivamente può essere anche il futuro per questi territori, perché in realtà credo anche qua ne esistono già molte, e semplicemente forse bisogna portare la strategia, questo metodo nuovo per fare le cose insieme. E basta, questo qua è per come descrizione di Casa Natural. Adesso io vorrei veramente che mi facciate più domande possibili, se le avete, anche rispetto ai vostri progetti, rispetto alle vostre idee, rispetto a quello che magari non sono riuscito a toccare come argomento. Allora, l'anno scorso siamo arrivati a 47 associati, quest'anno siamo circa 75, l'obiettivo del 2014 è 100. Privati, cosa intendi? Nel senso, sono tutte persone, associazioni che portano avanti dei progetti o anche gente che semplicemente vi appoggia? Allora, ti spiego. Come associati, come soci, esistono 3 modalità. Uno è il socio
nomade che può venire a un semplice incontro o può partecipare a una giornata di lavoro e costa 5 euro. Poi c'è l'associato residente che quindi può partecipare a un giorno di lavoro a settimana o lunedì o il mercoledì nello spazio, partecipare agli eventi che facciamo a partire dalla community e costa 50 euro. E poi siamo aperti alle altre associazioni, imprese, enti pubblici che vogliono. Noi stiamo stimolando questo lavoro di uscire dai loro luoghi per poter andare a contaminarsi e farsi contaminare. E quindi a queste persone, visto che sono comunque hanno a livello fiscale sono diversi, diamo la possibilità di essere soci a 50 euro al bimestre. E al momento ne abbiamo 4 di questa tipologia. Ne approfitto del microfono per fare un'altra domanda. Ah, ok, vai, sì. Le persone invece che hanno aderito al co-living inizialmente, che tipologia di persone erano? Allora, erano, come ti dicevo, ci sono arrivate 24 richieste. Era, immaginati una residenza artistica, quando l'abbiamo lanciata, però per innovatori sociali, ok? Molto facilitato, con delle attività all'interno. Quindi, rispetto a questo, alcune persone non avevano capito che era una residenza per innovatori sociali, parecchi ci hanno mandato anche dei progetti più artistici da fare sul territorio, però quelli già esistono, non ci volevamo mettere in competizione, non ci interessava il discorso puramente artistico, e invece a livello proprio di profili abbiamo poi scelto quelli che rimanevano per averli tutti diversi. Non so, c'era un ragazzo che è arrivato dall'Olanda, che ha un progetto che si chiama Watershop, che è una piattaforma in cui puoi comprare a livello di e-commerce dei prodotti, per ogni prodotto che compri ti danno anche dei punti acqua e questi punti acqua tu puoi utilizzarli per sostenerli dei progetti in aree diciamo sottosviluppate, per progetti inerenti l'acqua. C'erano dei ragazzi che, non so se è presente, che in Italia sono conosciuti per fare gaming urbano, che si chiama Critical City, sono venuti per sperimentare invece un altro progetto. Avevano nel cassetto un progetto che si chiama Your Italian Mom, che è un po' un progetto di affittare una mamma per un giorno, andare al mercato con lei, cucinare a livello locale, e la sera preparare una cena tutti insieme e poi poterla anche vendere online questa cena, quindi delle persone creare una community, quindi social eating attorno alla tavola, ma dopo aver affittato la mamma che ti ha insegnato a cucinare. E l'hanno fatto, ma ad esempio quello là è stato molto utile, perché loro dicevano: ah, non abbiamo mai occasione di poter fare questo progetto, ce l'abbiamo là da tantissimo tempo, sono venuti a Matera a sperimentarlo. Ad esempio sono partiti con la comunicazione solo 4 giorni prima, e sono uscite tutte delle tematiche interessanti, perché ad esempio sono andati negli hotel e ci hanno chiesto aiuto per coinvolgere gli hotel, ma si è scoperto che a Matera la persona normalmente sta una notte e quando viene visita i Sassi e il centro storico, quindi non ha nella sua mente l'idea di poter fare un corso di cucina o fare un corso di italiano, che adesso c'è quella ricerca, è tornata utile anche per il corso di italiano, e quindi ha messo in luce delle dinamiche che magari non avremmo messo in luce se non ci fosse stata questa domanda. Poi abbiamo avuto invece persone anche di un certo calibro che invece hanno sostenuto il progetto e volevano mettersi loro in gioco, tipo Stefano Mirti, che adesso è anche il direttore del padiglione della biodiversità dell'Expo 2015, nonché famoso designer, architetto, e quindi persone che poi si sono avvicinati anche proprio con l'idea, alcune persone ce l'hanno detto: noi non conosciamo Casa Natural, però conosciamo Andrea e Mariella. Quel rapporto di fiducia è che se Andrea e Mariella fanno qualcosa di interessante, sicuramente sarà un nuovo processo interessante. E queste sono anche quelle forme e quelle forze che poi attraggono le persone e quindi danno un valore aggiunto. Però è quel valore aggiunto che, se condiviso, a me, nel senso, potevo incontrare Stefano dove volevo, l'ho portato a Casa Natural e questa risorsa si è messa a disposizione per altre persone. Altra cosa, questa persona ha conosciuto delle realtà che è rimasto fulminato, nel senso che durante il suo viaggio abbiamo portato in giro per il Pollino, lui ancora adesso si ricorda quei momenti. Questo è uno dei tanti. Ma quindi Casa Natural adesso si autosostiene economicamente, parlando proprio a livello, come dire, molto pratico? Cioè, voi vi occupate solo di Casa Natural o fate poi anche altro nella vita? No, noi facciamo anche altro, nel senso che Mariella lavora nella pubblica amministrazione e io invece sono architetto, come dicevo prima,
E quindi non l'abbiamo lasciato e credo forse non lo lasceremo mai, nel senso che poi la cosa interessante è che noi diciamo sempre, poi nel mio excursus personale mi occupo come architetto, allora ho fatto l'architetto, poi ho conosciuto il mondo del coworking, ho detto inizio a lavorare con questo e soprattutto l'architettura poi è diventata semplicemente lo strumento per costruire community, ormai faccio quello, progetto degli spazi, ma lo spazio che sia bello o brutto non mi interessa, l'importante è che poi ci sia un gruppo di persone che si metta a fare delle cose insieme. E poi facendo Casa Natural è diventato il prototipo di quello che poteva essere l'innovazione rispetto al coworking. Mariella lavora nella pubblica amministrazione, ogni giorno ne vede delle cose che dice come è possibile, allora essere all'interno è una sfida, perché soprattutto se poi vedi che delle altre dinamiche possono andare in un altro modo, l'idea è come queste due cose possono iniziare a convergere e poter lavorare insieme. Quindi per noi è proprio un campo di sperimentazione e quando noi parliamo di sogni, anche noi continuiamo a sognare su Casa Natural, nel senso che il nostro sogno è cercare questo nuovo spazio che cosa può effettivamente diventare. Altra cosa, quindi ci sosteniamo e copriamo tutte le spese. Adesso spiego anche il metodo economico poi di Casa Natural, nel senso che copriamo le spese, quindi devo dire siamo bravi, perché è vero che l'affitto non è alto perché questa casetta costa 450 euro al mese, e in più c'è internet, poi ci sono le spese vive dei costi, ma attraverso il co-living, attraverso comunque gli eventi che facciamo, è tutto a pagamento, anche un minimo noi facciamo pagare tutto, perché se no come facciamo a sostenerci? Nel senso che poi se dai valore a questa cosa qua, partecipi, è il discorso proprio di investire sul progetto perché ci credi. E anche proprio cambia l'atteggiamento delle persone, perché non vieni più solamente a essere, a guardare, osservare, ma vieni perché vuoi essere protagonista, non protagonista di egocentrismo, ma proprio per stare tutti insieme. Rispetto a questo, poi le persone che lavorano con noi. Le persone che lavorano con noi sono persone o che sono i vecchi sognatori che sono venuti a Casa Natural dicendo sai che c'è, mi piace, vorrei sviluppare un laboratorio con i bambini e questo qua è il mio sogno. Noi diciamo benissimo, anche noi abbiamo un progetto e vogliamo portare tanto avanti, ma non ci sono le persone che vogliono portare avanti questo progetto, perché l'avevamo iniziato a fare, non so, adesso faccio un nome a caso, Giulia, poi Giulia però è andata via perché ha scelto di andare in una grande città, piuttosto che un'altra persona è rimasta incinta e non può più seguirlo, cioè determinate cose. Noi non portiamo avanti i progetti quando non c'è una persona responsabile di quel progetto, quindi semplicemente li congeliamo, li teniamo là nell'angolo, finché un'altra persona non si presenta a Casa Natural con quello stesso interesse. Naturalmente il progetto può cambiare poi perché dipende dalla persona, però diciamo che c'è l'obiettivo è sempre fare innovazione rispetto a quel progetto, quindi farlo evolvere rispetto al bisogno locale, rispetto a quello che non esiste, rispetto proprio alla sperimentazione. Cioè ogni persona che entra a Casa Natural deve poter sognare di fare quello che fuori normalmente non può fare. Okay? E quindi questa cosa qua, le persone prendono a livello di responsabilità questo progetto, ogni progetto ha un'entrata economica e noi riusciamo a pagare, diciamo, un minimo e un rimborso spesa, non è che non c'è ancora nessuna persona se non Maria Teresa e Candice che riescono a avere proprio un lavoro da potersi mantenere grazie a quello, che sono i corsi di inglese e i corsi di italiano. E poi dall'altra parte invece, ad esempio, questo qua è un discorso che abbiamo fatto con Carmela e con Alessandra, perché l'anno scorso, nel 2013, vi racconto tutto questo qua perché noi siamo in sperimentazione, quindi anche noi cercare di capire ma qual è il modello giusto che può funzionare, ma che soprattutto il modello è sempre coerente ai nostri obiettivi, perché quello poi è importante, nel senso non modificarlo, ma essere coerenti. Ci siamo detti, l'anno scorso c'era Maria Teresa,
che è la persona del corso che fa il corso di italiano e inglese, che ci aiutava con la comunicazione e con la community. Mi aveva detto: Maria Teresa, tu ci aiuti a fare questa cosa, perché quello che succede è che tu imparerai a fare delle cose che, ad esempio, la comunicazione del corso di inglese e di italiano, se non lo sai fare, forse facendolo insieme a noi, lo fai per casa natural, però impari un metodo nuovo che magari non hai mai avuto occasione di farlo. Quindi attraverso questo, e poi lo porti nel tuo progetto. Quindi noi davamo il servizio, diciamo, di formazione, e lei ci aiutava col progetto, ma lei interessava tantissimo perché era il modo per conoscere la community, quindi c'era veramente un dare e un ricevere. Però quello che è successo è che è stata talmente brava che ha messo sul progetto di inglese e italiano, e lei non ha proprio più tempo per seguire invece Casa Natural. Allora quest'anno a febbraio con Mariella abbiamo sentito quest'urgenza di fare una call per chiamare delle persone che volessero occuparsi, perché noi vedevamo che a questo punto avevamo bisogno, visto che i soci aumentavano, avevamo bisogno di qualcuno che curasse questa community, cioè scriverti: ciao, come stai, cosa fai, ma perché non vieni, che cosa hai bisogno, quale servizio ti possiamo offrire, anche semplicemente dire buon lunedì mattina, guarda, questi qua sono gli eventi della settimana, che sono tutte cose straimportanti, che chi sta dall'altra parte non vede. Quando io vi parlo di 21 persone dietro a Casa Natural, che è una casetta di 80 metri quadrati, è veramente sottolineare che lo spazio non è e nulla rispetto a tutto il lavoro di community che c'è attorno, rispetto al fatto che i progetti funzionano quando poi c'è la facilitazione della community. Perché se noi avessimo semplicemente, diciamo, l'obiettivo di coprire i soldi dell'affitto, come vi dicevo prima, forse dovremmo coprire 700 euro, io prendo 7 persone, dico: mi pagate 100 euro al mese, diventa uno spazio condiviso e magari siamo felici così. Ma l'obiettivo è alto, proprio creare questo ecosistema proprio che possa generare nuove idee, nuove energie. E quindi abbiamo avuto ben 9 richieste per partecipare a questa call. Noi lo diciamo in maniera trasparente: è un percorso di formazione all'interno di Casa Natural per imparare da una parte a diventare host dello spazio, che in Italia pochissimi lo fanno, io lo so, perché io arrivo tra le mie esperienze anche all'interno, non so se avete sentito parlare di, domani ci sarà Giusy, anzi lo racconterà Giusy, di Impact Hub, che è questo spazio di coworking a livello globale. E quindi mi porto questa esperienza anche da quel pezzo, da quel pezzettino, da quel mondo là. E dall'altra parte invece avevamo bisogno anche di una persona che ci aiutasse a comunicare quello che facciamo a Casa Natural. Però la comunicazione, c'era Carmela, che lei si occupa di comunicazione già nella sua vita, ma non sapeva nulla di innovazione sociale, non sapeva quali sono i temi influenti, quali sono i siti dove andare a fare ricerca, tutte queste cose qua. Quindi il fatto di seguirle e di formarle, il tornaconto è che noi abbiamo delle persone che ci aiutano, quindi facciamo uno scambio di merci. Noi formiamo e loro ci danno questo. Ma poi l'altra cosa molto importante, come vi dicevo prima, che ancora non è successo, ma speriamo possa succedere spesso, che noi siamo un'associazione con partita IVA, con l'idea che possiamo anche erogare magari dei servizi. Allora, magari qualcuno ti chiama sul territorio per sviluppare delle strategie, piuttosto che fare delle cose. Allora, in quel momento, tu hai bisogno veramente poi di forze nuove. Allora, se parte un progetto e ti dicono: ho bisogno anche che mi aiuti a fare comunicazione, che mi aiuti a fare questo, che mi aiuti a fare l'altro, e tu dici sì, e cosa fai? Una call rispetto al curriculum. Se fino a prima avevamo detto che per noi sono più importanti le persone a livello attitudinale, che poi sanno fare una cosa, se abbiamo il bisogno di avere un team di persone, è importante che le prendiamo delle persone con cui stiamo già condividendo un percorso. E quindi rispetto a questo, è quello, in questo momento copriamo le spese, ma siamo felici di già semplicemente coprire le spese. Naturalmente l'obiettivo è che questo possa diventare altro, ma anche ti dico, se diventerà altro, cioè che diventerà un guadagno, lasceremo la forma associativa e si diventerà qualcos'altro. Senso che poi appunto questo qua è un excursus proprio per a livello anche poi economico. Allora, un aspetto che mi piace moltissimo della vostra esperienza è il modo in cui vi integrate all'interno della comunità che c'è accanto a voi, no? Nel senso che in qualche modo avete trovato degli espedienti, fate un percorso che in sé contiene appunto l'impegno a non scollarvi dalla vostra comunità di riferimento. Secondo me questo non è assolutamente un aspetto secondario.
ed è anzi quello che rende duraturo, sostenibile dal punto di vista sociale, che è la cosa più importante, un progetto come il vostro, e che è quello su cui tutti noi evidentemente stiamo provando a ragionare. Per esempio, l'espediente delle chiacchierate, cioè sembra una cosa così semplice, no? Una volta al mese, questo tu raccontalo meglio, vi incontrate, cioè aprite in qualche modo lo spazio alla comunità e dite venite qui e chiacchieriamo, no? Senza predefinire dei temi o dei contenuti. Cioè, questo è uno degli espedienti. Poi in che modo sviluppate questa parte del percorso? Sì, allora le chiacchiere, siamo partiti anche là, il discorso della comunicazione, come comunichiamo con il cittadino medio. Noi prendiamo sempre un po' come riferimento la signora Maria, che è questa signora di 86 anni che vive sotto Casaneto, per spiegare ma cosa facciamo, lei è tanto felice, siamo giovani, venite, che bello, tutte queste attività. Però dall'altra parte è, se io vado in piazza Matera e ci sono, non so, la piazza è pienissima sempre di persone, stanno tutti in piedi così a chiacchierare, ci sarà qualcosa di interessante. È vero che magari è una forma culturale, nel senso che ci si incontra in piazza per chiacchierare, ma magari si fanno anche dei discorsi privi di significato, che va bene salutare anche quello. Però è capire come io prendo quel metodo per fare la chiacchiera e la porto dentro un contesto invece dove si vuole ragionare su dei discorsi, dei contenuti con significato, e quindi si utilizza quello stesso metodo per fare qualcosa che poi possa sviluppare progetti, idee, territorio. E quindi la chiacchiera è nata proprio per questo, come ci mettiamo insieme e parliamo di qualcosa. In realtà la chiacchiera non è mai lasciata così, nel senso che poi c'è sempre un lavoro di facilitazione alle spalle, nel senso che è molto aperta, è molto libera, ci si trova sempre in cerchio, perché ognuno deve parlare, deve dire la propria versione, e che serve anche proprio per lasciare aprire le persone rispetto a dire la propria opinione rispetto a un argomento. Ma poi funziona soprattutto come momento di scambio, perché come vi raccontavo prima, la massa critica di persone che partecipano a un coworking in una situazione più piccolina non è così grande. Allora, e poi ci sono proprio anche dei limiti lavorativi, come dicevo prima, io non ho lasciato il mio lavoro, Maria non ha lasciato il suo lavoro, ma ogni persona che inizia un nuovo percorso non lascia il proprio lavoro, ma non semplicemente perché la mamma e il papà ti dice oddio come fai, ma perché l'unico modo per innovare è tenerti un pezzo di sicurezza, perché hai bisogno comunque di agganciarti a qualcosa di sicuro, dopodiché però lavori part time su quel lavoro finché non si trasforma in qualcos'altro e ti senti proprio di lasciare e puoi farlo. Poi ci sono delle persone che invece si sentono già di lasciare all'inizio, ma perché magari hanno fatto dei loro ragionamenti e sono liberi di fare, però diciamo che mediamente queste persone magari durante il giorno sono impegnate. Allora, il co-working per noi non è solamente lo spazio di lavoro condiviso, ma è proprio la metodologia di lavorare insieme a livello di pensiero, a livello di scambio di informazioni. E quindi la sera è un momento in cui le persone tutte hanno smesso di lavorare e hanno tempo per stare insieme. L'altra cosa importante anche rispetto a queste chiacchiere: le chiacchiere sono dei momenti che avvengono circa alle 8 di sera, e quello che chiediamo alle persone all'inizio, adesso vi spiego anche poi la difficoltà dell'inizio, all'inizio era casa di Andrea che si è trasformata in casa natural, quindi la gente non capiva ma è casa di Andrea o è casa natural. Anche questa cosa qua dello spazio privato che poi si apre alla collettività, come in genere siamo sempre abituati a o uno o l'altro, e io dico no, è tutte e due, semplicemente ho fatto questa cosa che l'ho aperta perché mi va di fare questa cosa. E all'inizio il cibo, che è convivialità, a casa di Andrea era convivialità, ma scherzo, tra amici, tutto quanto, ma quando poi l'ho trasformato il cibo in convivialità come casa natural, era sempre la stessa cosa, cioè non cambiava, non riuscivamo a portare un significato dentro questa convivialità, ok? Quindi quello che abbiamo fatto è stato, per un periodo, bloccare le cene e fare semplicemente momenti aggregativi in cui si parlava di alcuni argomenti. Una volta che abbiamo filtrato tutte queste persone, che quelle che venivano semplicemente per mangiare e bere sono andate via, a quel punto abbiamo rimesso il cibo. Ma abbiamo rimesso il cibo con un'altra cosa, ognuno porta da casa qualcosa e lo condivide. Quindi immaginate che noi abbiamo uno spazio dove la gente deve venire, deve pagare e in più si porta anche il cibo a casa. E quindi tutte queste cose qua vi fanno capire perché i nostri associati
sono adesso 75 circa e al massimo arriveremo a 100. Perché di tutte queste, è vero che siamo 50.000 a Matera, ma innanzitutto non riusciamo ad arrivare a livello comunicativo con tutti, perché è normale che non si arrivi a tutti, però dall'altra parte poi c'è anche tutto questo filtro, cioè trovi le persone, devi trovarle curiose, che hanno voglia di ispirarsi, che hanno voglia di fare qualcosa di positivo per la società, che hanno voglia di pagare, che possono pagare, che si sbattono anche per cucinare, cioè ci sono tanti step, è per quello che diciamo che questa cosa qua di Casanetop diventa veramente un motore di sviluppo per il territorio, perché c'è una concentrazione di persone che non tanto per il CV ma proprio per attitudine vogliono cambiare quello che gli sta attorno. Poi una cosa anche che dico, che a Casanetop abbiamo, è tutto libero, abbiamo solamente una regola, e la regola è non lamentarsi. E questo qua è veramente molto importante, perché all'inizio, adesso ormai nessuno più lo fa, ma credo perché ormai c'è già questo filtro, persone venivano dicendo, ah no, perché bravi che avete aperto Casanetop, perché qua non funziona niente. Allora iniziavano con tutte le lamentele. E invece bloccavo su, è stato anche un espediente per bloccare, per dire, no, guarda, Casanetop qua non ci si lamenta. Quindi pensa quello che vuoi, ma se sei qua è perché pensi che Casanetop possa rappresentare un'alternativa, o ti va di partecipare a questo, e quindi dove trovi tu stesso delle soluzioni per quello che non ti piace. Poi magari non funziona, ma almeno provi a cambiare quella cosa. Sì. Spento, acceso, no. Come hanno reagito gli imprenditori di Matera, delle zone vicine a Casanetop? Cioè, imprenditori penso a turistici, agricoli. Cioè, qualcuno è venuto a. Allora, questo qua è un tema anche che stiamo sviluppando. Perché all'inizio noi siamo stati, ok, c'è Casanetop, è aperta a tutti, chiunque può venire. Non abbiamo fatto troppa comunicazione spinta dicendo vogliamo l'imprenditore, vogliamo la pubblica amministrazione, vogliamo, era aperta, quindi comunque più o meno la voce girava. Dall'anno scorso abbiamo iniziato un po' più a strutturarci, nel senso che quello che abbiamo detto è la cosa diventa interessante se questo spazio, un po' che è natural ma anche un po' neutrale, quindi neutral, possa mettere insieme varie esperienze, varie tipologie di persone, e soprattutto quello che pensavo che sia forte è che se un imprenditore esce dalla propria azienda per andare a incontrare altre realtà o altri individui o altre idee, è molto forte, così come la pubblica amministrazione che esce dai propri luoghi può andare là, o lo studente che esce dall'università ma si contamina può diventare questo. Adesso quello che stiamo facendo molto è quello che stiamo cercando sono degli imprenditori locali che abbiano voglia anche di investire sul nostro progetto. Ma investimento sempre reciproco, dare e ricevere. Loro investono sul progetto e noi cerchiamo insieme di costruire dei progetti insieme che possano sviluppare il territorio. Quindi in questa fase qua siamo ancora in una fase costruttiva. Se non c'è nessuno, bissola una domanda. Volevo chiederti, tu all'inizio hai parlato dell'utilità della misurabilità, no? Sì. Di ciò che si fa, e che quindi anche la scelta di Matera in questo senso era una scelta che andava in questa direzione. A oggi che valutazioni fai? Cioè, riesci a misurare l'impatto che questa esperienza ha avuto sulla comunità? In che modo lo misuri? Allora, sicuramente sì, perché è già aumentato il numero dei soci, quindi questo qua vuol dire che le persone stanno frequentando e lo trovano un buon mezzo. Dall'altra parte i servizi di Casanetop sono aumentati, quindi questo vuol dire che abbiamo avuto delle risposte da parte dei soci, perché non è che partono così all'improvviso dei servizi. A livello, come dicevo, ci sono due persone che hanno creato reddito attraverso i progetti che sono partiti da Casanetop, quindi anche quello quando ci chiede ma quanti progetti sono partiti in questo tempo, innanzitutto diciamo sempre sono i processi lunghi, noi poi siamo incubatori di sogno, non siamo incubatori di impresa, quindi incubatore di sogno è veramente per farla maturare, soprattutto perché magari lavori, magari è veramente dei tempi diversi. Però questo qua genera nel lungo periodo comunque un percorso. Poi il fatto che un'altra cosa che tipo abbiamo generato è il fatto che ogni socio ha una tessera che si chiama Natural Card, con cui può avere degli sconti in alcuni negozi della città. E anche questo qua è sempre creare questa rete di persone e di strutture che comunque lavorano con i nostri stessi valori.
E quindi avere una sovrapposizione di layer che non lavoriamo in maniera parallela, ma lavoriamo incrociata, naturalmente per dei discorsi diversi. Siamo diventati il punto di riferimento per la Basilicata rispetto a dei progetti che magari sono sviluppati da altre parti, non hanno nulla in Basilicata, diciamo vabbè, dobbiamo andare a Casaneto perché troviamo queste cose qua. E quindi questo a livello di impatto per la community locale è fortissima, è molto molto alta. E sono partiti dei progetti nuovi che erano quelli là, non so, di Fanta Lucania per i bambini, anche là, perché differenziare poi quello che tu offri ti permette di avere anche una differenziazione di... Noi facciamo ad esempio, non facciamo comunicazione, non so, tu cur con i manifesto piuttosto che gli stickers, le cose, vabbè, c'è gente che fa anche quello e ci chiede, ma non avete, non so, gli sticker o le spillette? No, grazie. Però la comunicazione che facciamo è che il progetto diventa comunicazione, quindi se noi organizziamo un evento per i bambini, naturalmente andiamo nelle scuole. Poi non riusciamo ad arrivare a tutte le scuole, perché arrivare a tutte le scuole vuol dire che c'è una persona che passa tutti i giorni a fare quelle e veramente non abbiamo né il tempo né la risorsa per farlo. Però questo vuol dire che se tu catturi due insegnanti, saranno quei due insegnanti che diventano i tuoi testimonial, che portano questa voce ad altre scuole. Poi utilizziamo, non so, un esempio, non so se avete presente Invasioni Digitali, che era quel progetto di fare a Nardole, forse l'avete fatto, l'avevo visto. Ah, hai visto? Ho visto. Sì, ho visto. È Invasioni Digitali, noi l'abbiamo utilizzato, ma perché fare solamente le fotografie di un museo piuttosto che dei sassi? Perché uno poteva dire, ok, Matera, lo organizzo, vado a mappare. Sento che le persone avevano detto, ok, usciamo dal museo, andiamo nei sassi. Ma i sassi poi tutti più o meno hanno già visto una fotografia, non c'è bisogno di far quello. Abbiamo detto, utilizziamo questa strategia, questo strumento, perché poi è uno strumento se lo prendi così, per fotografare e raccontare quartieri che non vengono mai raccontati. Noi a Matera abbiamo almeno tre, ma ce ne sono molti di più, quartieri storici nati dopo lo sfollamento dei sassi, che sono stati costruiti da architetti per quell'epoca veramente molto importanti, ma soprattutto un discorso sociologico. Nessuno li conosce, nel senso chi viene da fuori, nessuno li conosce, non esistono guide turistiche, non esiste nessun tipo di informazione su quei quartieri. Noi abbiamo detto iniziamo da questo evento in cui mettiamo insieme delle persone, ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme chi? L'architetto che sa tutto di quel quartiere, che ha fatto le interviste agli architetti storici, che ha un archivio incredibile. Mettiamo chi, c'è una persona che ha un network di edifici a consumo zero, che voleva mappare tutti i consumi energetici e le dispersioni energetiche degli edifici, quindi là poteva trovare un campo di sperimentazione. Abbiamo messo l'associazione che già si occupa di quel quartiere, ma che lo fa più a livello di cittadinanza attiva. Abbiamo messo insieme il bar Sorriso, dove ci sono i vecchietti, e abbiamo detto partecipate anche voi. Quindi sono tutti dei processi che partono, ma per noi quello è fare co-working sperimentale sul territorio, che poi effettivamente non è solo lo spazio di lavoro, ma quello può generare, che facendo questa cosa parlo con una persona e quella persona dice, ma curioso, vengo a vedere, poi magari diventa socio. Per questo qua, secondo me è importante questo, perché appunto attraverso questa modalità, che è molto di interazione, molto un lavoro che facciamo proprio di community diretta, nel senso che io ogni giorno ci sono persone che scrivono e che dicono possiamo incontrarci, ti racconto il progetto, e non si dice mai di no, nel senso che è sempre un continuo, al massimo si rallenta un po' il tempo, però, e che diventa, perché dall'altra parte c'è chi dice, ma Andrea o Mari, quello che fate è un po' troppo, però, tipo ai genitori, nel senso che poi li prendete per mano, queste persone, dovete fare un percorso, ma la verità è che l'unico modo, se lavori a livello di incubatore di sogni, per creare veramente risultato e poi impatto sul territorio, perché lavoriamo nella fase precedente di chi fa poi impresa o comunque che ti porta a trasformare il tuo sogno in progetto. Hai detto? Però scusate, posso fare, nel senso, per essere interattivo anche da questa parte, chi è che sta portando avanti il proprio sogno? Alzate di nuovo le mani.
Ok, e me lo raccontate un po' che cosa state facendo, almeno nello specifico. Almeno anche voi mi raccontate il vostro sogno, anche magari agli altri che non vi conoscono. Non so che ore sono, però. Allora, una domanda velocissima, già sì? Che è. Allora, avete pensato ad un copollino, cioè un co-living sul pollino, dato che Casa Natural è piccola? Allora, in realtà, no, rispetto a questa qua è interessante, perché c'è un'altra cosa che l'anno scorso abbiamo fatto ad agosto, tipo dal 18, dal 17 per una settimana abbiamo fatto una camminata che faceva parte appunto di questo progetto di mappatura delle realtà in Basilicata, che si chiama Natural Walk, la camminata, e abbiamo camminato per 120 km per 6 giorni, ed era una cosa che tutti dicevano: ma siete dei matti, ma chi mai verrà ad agosto che fa così caldo in Basilicata a camminare in posti dispersi? In realtà abbiamo raccolto ben 25 persone, e la cosa era che l'obiettivo non era far venire persone amanti di trekking o della camminata, ma era far venire innovatori sociali, e soprattutto sempre qua col metodo di farli entrare in contatto col territorio in una modalità nuova. E che cosa però ha prodotto questo? Che noi siamo andati a parlare con le pubbliche amministrazioni, in cui abbiamo detto: non vi chiediamo soldi, loro dicono no, è la prima volta che qualcuno non ci chiede soldi, ma abbiamo chiesto alle palestre, utilizzare le palestre, perché i camminatori avrebbero dormito poi nelle palestre. Questo che cosa ha portato a livello di risultato? Ha portato che le varie pubbliche amministrazioni magari ci chiedevano: allora com'è stata la palestra? E noi dicevamo: beh, quella bella, però guarda, il paese prima... livello più alto, veramente, no, è che qua chi lo sta gestendo non gestisce bene, piuttosto che altre cose. Quindi ha portato questo semplice metodo anche tra le varie realtà che poi sostenevano il progetto, un'evoluzione, una voglia di migliorarsi, una voglia di uscire da quel tessuto. A livello di comunicazione c'era da una parte una cosa strettamente legata alla community, perché noi entravamo nel paese e poi dicevamo alle persone: andate in giro per il paese, conoscete le persone, fatevi raccontare delle storie. Ma dall'altra parte c'era un racconto mediatico attraverso social media. Quindi da una parte molto locale, dall'altro restituirlo poi a chi non vive questo territorio. Quindi questo qua è semplicemente per dirti che Esplore in Basilicata serve tuttora per mappare chi fa delle cose interessanti, le persone, i progetti interessanti sul territorio. Una metodologia alternativa è stata la camminata. E ieri sera ero a Satriano, nel senso che questa cosa qua, io sono molto felice perché oggi sono a Melpignano, ieri ero a Satriano e domani sarò a Putignano. Quindi sono tutte realtà piccoline, con l'idea, questo non tanto il coppollino, ma tanto questi spazi distribuiti di piccole community, piccoli spazi che insieme però possono fare molto. E soprattutto perché, secondo me, che era poi l'idea iniziale che per cui è partito tutto il discorso di Casa Natural, era il concetto che questo spazio di co-working rurale, però di spazi periferici, può effettivamente essere il motore di sviluppo di questi territori. Ad oggi continuiamo a dire sì, ma la rete bisogna ampliarla. E quindi non importa tanto il nome, ma importa più il metodo, il cuore poi del processo e del progetto con cui farlo. E quindi, perché no? Nel senso, ieri sera mi hanno chiesto Satriano: allora, co-working a Satriano? E io ho detto sì, ma soprattutto me lo dovete dire voi, volete un co-working a Satriano? Perché poi non sarò io ad utilizzare quel co-working. Quindi anche là, avere Casa Natural è un nome che, se tu domani volessi aprire qua uno spazio di co-working rurale, lo vuoi chiamare Casa Natural perché rappresenta per te, non so, un esempio top, e quindi dice: se faccio là già ci sto guadagnando qualcosa, e dico utilizzalo senza problema, sicuramente proprio per il discorso di attitudine, secondo me non è che se lei decide di aprire Casa Natural dico sì, sicuramente aprilo e te lo lascio così, te lo lascio e lo puoi utilizzare, perché non vogliamo trasformare in un franchising, ma dall'altra parte è molto importante che questo scambio, nel senso questa formazione e scambio di sapere avvenga effettivamente. Ma poi ogni spazio di coworking, visto che è fatto di persone, prende anche un po' la dimensione della community locale che la gestisce, la facilita e che la vive.
Non so se ho risposto. Sì, 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 no, anche perché dico, considera che poi una volta sul pollino, dico, poi le idee, i sogni diventano molto, vanno davvero, dico, spiccano il volo e possono, dico, prendono la tangente. Dico, vanno tanto in alto, perché dico, ora non so, non conosco per bene Matera, ci sono stato mezza volta, però cioè, sul pollino si sta davvero tanto. Perché c'è la pietra. Perfetto. No, però tu hai detto che avevi un sogno. Qual è il tuo sogno? Allora, in brevissimo. No, in brevissimo. Parto con. Vuoi fare il coworking sul pollino? No, no, non me ne frega niente. No, no, no. No, in maniera davvero sintetica. Parto con l'idea di una web radio che poi non l'abbandono, ma la congelo un po'. Quindi, quando tu prima hai detto hai pronunciato il termine congelamento, si è accesa la lampadina. L'ho congelata semplicemente perché poi ero arrivato ad un certo punto, ok, non mi piace tanto questa idea, la voglio inglobare con un'altra. Sì. Quindi, sempre per schemi, scusami, qualcosa, può essere un blog, un sito, poi boh, magari lo chiamo in un altro nome, che appunto vada, un progetto che vada ad inglobare questo sito che racconti di sport, la realtà locale, quindi anche l'importanza, non lo so, tanto per dire, la squadra di calcio, calcio a 5, quindi calcio 11, calcio a 5, o la squadra di basket, quindi raccontare le storie soprattutto, ispirandomi al Guardian, vado punto in alto, tipo il pollino, e per appunto per questi articoli lunghi, quindi che racconti la vita dell'atleta al di fuori della palestra, e quindi da mettere accanto quella appunto l'idea prima della web radio, in modo da creare un'amalgama quanto più carina spero possibile. Questo davvero in un minuto. Va bene. Gli altri sogni? Così iniziamo a fare rete, magari vi dico anche quello che esiste in Basilicata. Questo è uno, però non voglio monopolizzare, anche perché mi viene molto facile tenere il microfono in mano. Gli altri, no, no, infatti, vai. Sì. Sì, il microfono. Almeno. No, non voglio raccontare il mio sogno perché sarebbe un po' lunga. Piuttosto, nel vostro caso, tutto è partito da un nucleo molto ristretto e pian piano si è ampliato. Sì. Un consiglio nel caso, probabilmente come quello che potrebbe essere il nostro futuro, e c'è un qualcosa un po' al contrario, cioè un nucleo già allargato con il desiderio invece di capire come non restringerlo, ma comunque delinearlo ed eventualmente imparare anche a muoversi, nel senso che sono due processi un po', no, che sì, avvengono. Secondo me, attenzione, perché poi io ho raccontato solamente un pezzettino. Allora, quando io sono arrivato a Matera, in quella famosa ricerca in cui cercavo le persone, considerate che arrivavo a Matera, ci stavo per 6 mesi, ci stavo una settimana ogni mese e veramente avevo appuntamenti dalle 9 del mattino fino anche alle 11 di sera, quindi mediamente ho incontrato tipo un centinaio, 120 persone. Di queste, tutte le persone che facevano cose interessanti, innovative, poi in realtà molte persone le ho subito tirate fuori perché o non era vero o comunque erano persone che poi non abbiamo continuato un percorso insieme. E quindi quello, il primo consiglio è, sarà il tempo, sì, nel senso che poi ti accorgi subito di persone che parlano solamente, e se vuoi essere attivo e se vuoi arrivare all'azione è naturale che non ci saranno dentro te, alcune te ne accorgi subito e le scremi, e altre semplicemente quando dirai facciamo non si presenteranno e quindi automaticamente le scremi, ma non perché non le vuoi includere, semplicemente perché non possono stare al tuo passo. Questo non vuol dire che non lasciare incluse, però nel team che deve portare avanti il progetto, che quindi sono necessarie, non ci saranno, si autoescludono, non sei tu a escluderle. Però quello che dicevo, quindi, che io sono partito con, eravamo in 6 all'inizio, in cui ci incontravamo a Casaneto, la chiacchieravamo, cos'è un coworking, cosa possiamo fare, che cosa manca qua, quali sono i nostri bisogni anche personali cui vogliamo dare una risposta. Tutto questo qua è andato benissimo, fino a un certo punto è arrivata anche Mariella, e però con Mariella un po' è stata quell'energia nuova in cui c'è stata anche molta praticità, nel senso che finché si parla, e qui ritorniamo al solito discorso, c'è chi parla e chi fa, e chi
fa e poi parla per raccontarlo, perché ci sono le varie situazioni. E questo processo qua, effettivamente, poi quando è arrivata anche Mariella abbiamo detto ok, adesso ci mettiamo, basta parlare, facciamo. Abbiamo messo la data, mettere la data fa venire paura perché caspita, dall'idea poi devi farlo, come avverrà, e quel solito senso, Dio, forse viene male, ma poi sbaglio, cosa fa? Non importa, parti e devi iniziare a testare qualcosa. E l'altro step successivo, quindi là eravamo ancora in 6, l'altro step successivo è quando abbiamo preso responsabilità ulteriore, che poi abbiamo aperto un'associazione, abbiamo aperto una società. Sai dire, ok, siamo in 6, apriamo un'associazione. Nessuno si prende la responsabilità e tuttora siamo in 2. Ma tuttora non abbiamo ancora trovato la persona che possa aumentare, perché non è importante essere in tanti, l'importante è veramente avere poi questo sistema di valore attorno, che noi lo condividiamo. Quando vi diciamo che siamo 22, ma non sono 22 nel direttivo, sono 22 soci di Casa Natural con cui costruiamo tutto il progetto, ma giorno dopo giorno. E una volta al mese ci incontriamo tutti insieme. E questa cosa qua, però, effettivamente un processo di 22 persone. E secondo me, là, ci deve essere sempre che una persona, non parlo tanto di leader carismatico, piuttosto che, ma ognuno col proprio ruolo, ok? Quindi ci sono le persone magari che hanno più una visione, e altre persone che magari questa visione non hanno voglia nemmeno di tenerla troppo in mano, ma che poi generano qualcos'altro di straimportante per il progetto. Quindi consiglio non ce l'ho, nel senso che sarà il processo che poi vi porterà a costruirlo. Quello che sicuramente è valido è mai mettere nessun limite, nel senso che la cosa importante è che poi sarà un po' tutto il processo naturale che vi porterà a capire chi rimane, che cosa fa. Alla caffettiera il microfono. Altri sogni? Dai, sì, sì, sì. A parte che il tuo è proprio... Infatti, il tuo... infatti con te ci eravamo già conosciuti, secondo me. Sì, ci siamo visti a Bari, alla Corriere dell'Innovazione. Ah, ecco, sì, bravissima. Sì, mi sa che ci siamo visti là. E niente, cercherò di essere molto breve, perché in realtà la storia è un po' lunga, però... io diciamo che il mio sogno parte dall'amore che mi lega al mio territorio e alla profonda conoscenza che ho del territorio e dal fatto che lavoro da sempre nel turismo. Un giorno mi sono ritrovata senza lavoro e quindi ho detto ok, qua mi devo rimboccare le maniche e diciamo che mi sono costruita il lavoro che amo fare da sempre, ovvero far vivere la mia vera Puglia e il mio vero Salento. Nel senso che io ho sempre pianificato e organizzato i viaggi per tantissime persone che arrivavano in Puglia, da viaggiatori, parenti, amici, e puntualmente mi trasformavo in una guida consigliera, che stavo a mettere in contatto persone con altre persone, quindi viaggiatori con persone del luogo per far scoprire le vere autenticità del territorio. E quindi ho detto perché non inventarsi una piattaforma che sia proprio un luogo d'incontro tra questi viaggiatori che comunque... viaggiatori attenti a un turismo sostenibile di qualità e persone del luogo che effettivamente sono gli unici che possono prendere per mano il turista e portarli laddove da solo non sarebbero mai potuti arrivare. E quindi ho inventato Tour & Go, che è appunto un luogo d'incontro, e in un click si possono acquistare cose da fare in Puglia. Quindi dalla lezione di cucina salentina, al percorso di bici, di trekking, al laboratorio didattico per bambini. Però diciamo che è vero che c'è una forte innovazione tecnologica, nel senso che così come te in un click acquisti il tuo hotel e il tuo volo, in un click puoi pianificare il tuo tempo libero in Puglia prima ancora di arrivare. Però diciamo che secondo me la mia vera innovazione è che non prescindo mai dall'incontro umano di chi quel luogo lo vive e lo ama e quindi lo conosce alla perfezione. Quindi qualsiasi esperienza che tu acquisti online poi in realtà è un contatto fisico e reale con la persona che quell'esperienza la fa, quindi ti ritrovi anche la vecchietta che ti insegna a fare la pasta piuttosto che la guida turistica eccetera eccetera. E poi diciamo che la mia esperienza è che sono partita da sola e sono comunque tuttora da sola, okay. Lo dico sempre, io non sono mai nata come una startup ma lo sto diventando strada facendo, quindi adesso diciamo che il mio più grosso problema è trovare un team che mi supporti perché da sola non riesco ad andare più avanti. E quindi anche qui... E dove sei te? Lecce. Ah, di Lecce.
E anche qui mi sono un po' ingegnata, nel senso che ho detto come faccio a star senza team. E quindi diciamo che per esempio il mio social media team è un social media team diffuso e aperto a tutti i residenti, giovani residenti, che amano il loro territorio e vogliono condividere insieme a me esperienze di viaggio a costo zero, perché tutte le esperienze che vedi sul portale sono testate dalla sottoscritta e da questo team, che è fatto di travel blogger, fotografi e videomaker, che hanno voglia di vivere insieme a me queste esperienze di viaggio in cambio di trasformare le loro emozioni in un racconto di viaggio piuttosto che in delle foto che poi vengono veicolate sul sito, sul travel blog, sui social network, con l'obiettivo comune di valorizzare insieme il nostro territorio. E comunque diciamo è una cosa molto bella perché nasce dal basso e sono felice perché ho conosciuto e ci conosciamo, nascono anche tante alchimie, tante contaminazioni tra noi giovani. Qua in questa sala sono presenti Simone, una nostra travel blogger, Barbara è una nostra travel blogger che ci segue, quindi comunque nel mio piccolo... E ho fatto questo, ecco. Ad esempio, è molto interessante questo, nel senso che poi il problema, cioè lei dice, non ho un team, mi sono dovuto costruire una modalità per ottenere poi il team, quindi ti sei inventato qualcosa che magari non avresti immaginato se tu avessi avuto già due persone con te dall'inizio. E quindi questo qua ti apre sempre la possibilità di non chiudersi. Ma l'altra cosa anche importante è, nell'apertura, anche considerare quante persone vogliono tornare a vivere qua. Nel senso che io lo vedo sulla Basilicata, che il co-working nostro di Casa Natural facciamo il 60%. Allora, funziona così, su 100% di tutti i partecipanti, il 45% è pugliese, innanzitutto, tutto quello che stanno attorno. Da Sant'Eramo, Altamura, anche da Gioia, c'è qualcuno che viene da Taranto, anche frequenta Casa Natural. Poi, 65% è lucano, perché siamo più sulla Basilicata. Dall'altra parte però circa il 55% è gente che è tornata, che quindi quando torna Matera dice oddio cosa faccio, ho forse un sogno, sto credendo di noi in questa regione, per N ragioni possono tornare, però ci credono e dicono però dove vado, che cosa faccio, perché qua in fondo mi offrono sempre le solite cose, soprattutto perché devi stare nello stesso sistema. Allora in quello siamo l'alternativa al solito e in quello loro diventano energia propositiva anche per noi. Certo. E quindi anche questi progetti, questi sogni di altre persone possono diventare la modalità per far tornare anche altre persone, per chi sceglie naturalmente di tornare. È www.turango.it, Tourango. Sì. Lei... Allora... Io insieme anche a Fabiana che è qui presente sto cercando di implementare un nuovo progetto sul nostro territorio che parte dall'utilizzazione di una struttura, di un bene che al momento è completamente abbandonato. Ci sono annesse delle serre in buono stato che vanno recuperate e c'è anche poi uno stabile all'interno del quale si immagina di fare delle attività di tipo sociale. Mentre all'interno delle serre invece realizzare chiaramente delle attività agricole anche in contatto con alcuni centri di ricerca locali, visto che comunque nella mia zona che è Galatone e nei dintorni c'è un folto numero, un gruppo abbastanza consolidato di giovani interessati all'agricoltura di tipo sinergico, comunque all'argomento in maniera con un approccio comunque alternativo. E quindi vorremmo mettere insieme gli aspetti sociali e quindi creare in un certo senso un punto di riferimento per tutte le associazioni che sono numerose e piuttosto vive sul territorio, quindi realizzare delle attività. Anche pensavamo di rivolgerci chiaramente alle persone di età avanzata che comunque si... Non sono numerose ma non hanno comunque dei servizi di tipo alternativo comunque che possano in qualche modo stimolarli a vivere in maniera più attiva e quindi ancora naturalmente siamo in una fase di incubazione
effettiva del sogno, posso dire. Per gli aspetti agricoli, Fabiana, lei è agronoma, quindi saprebbe dirci di più, magari vuole aggiungere qualcosa. Sicuramente ci serve curare molto la rete, nel nostro piccolo lo facciamo già, perché poi nell'aspetto ambientale o agricolo siamo in contatto soprattutto con una masseria sociale che è giovanissima, sta per essere inaugurata, che è proprio su Galatone, che si propone comunque come centro per fare attività di tipo agricolo, sociale, solidale, e niente, stiamo cercando di... Il nome del progetto. Diciamo che ancora deve nascere, perché stiamo aspettando. È il sogno, allora, questo. Il sogno si chiama Itaca. Oh, allora esiste anche il nome. Però diciamo che stiamo aspettando delle risposte, speriamo che arrivino a breve. Per adesso, insomma, aggiungo semplicemente che ci sono tante idee, dobbiamo capire da quale iniziare, a quale dare priorità, anche per dare sostenibilità economica. Tipo nel senso, una domanda precisa, voi dite che vi immaginate questo spazio come un luogo di incontro per le varie associazioni, ma quante associazioni si sono già dette disponibili poi di partecipare a queste attività? Non ne abbiamo, diciamo così, ci sono tanti contatti. Io personalmente posso dire che sono praticamente rientrata da un anno e ho speso questo primo anno a capire il territorio, a riconoscere il mio territorio. Quindi in realtà ci sono tante realtà che vorremmo coinvolgere, però dato che non abbiamo ancora una risposta certa sul luogo, non ci siamo spinti oltre a questa voglia di coinvolgerli. Però forse quello su cui ti spingo anche rispetto a quello non è importante tanto il luogo, ma è importante quello che la domanda è: se tu ti immagini un luogo per le associazioni, se poi le associazioni vengono meno perché non è in automatico che verranno con te, hai un bel luogo che magari hai anche fatto una fatica per ottenere tutto quanto e poi dici oddio, le associazioni non partecipano, quindi forse è meglio iniziare, forse fare allo stesso tempo, non sto dicendo che uno esclude l'altro, ma ragionare su quello, perché magari poi c'è un'altra soluzione, forse un'altra associazione ha già uno spazio e magari accanto c'è uno spazio verde e tu quel luogo abbandonato non te ne devi fare niente, perché il tuo progetto può funzionare da un'altra parte. So che un po' il concetto è questo, non dimenticare mai, perché tu stai offrendo un servizio delle persone, le persone è il tuo core business, se sono sempre quell'investimento che dicevamo prima. Sì, infatti dal tuo intervento porterò a casa sicuramente questa nozione, siccome io da qualche anno do supporto soprattutto alle associazioni nella scrittura dei progetti. In realtà è molto frequente lo scollamento totale dalla realtà. Certo. Invece quello che cercheremo di fare assolutamente è quello è prendere contatto con la realtà, perché è una cosa che manca. E una cosa molto sorprendente per me è appunto il fatto che il vostro progetto sia completamente slegato dai finanziamenti. E noi spingiamo molto a far questo. Questo non vuol dire che lo vediamo in maniera negativa, il finanziamento, ma non deve essere il punto di partenza del progetto, perché sennò stai tranquillo, arrivano questi soldi, poi finiscono i 2 o 3 anni, dici oddio, adesso mi devo inventare come faccio a essere sostenibile. Però a quel punto, se c'è il progetto, tu ti devi veramente slegare anche dalla tua vita lavorativa precedente, non è che fai uno, fai l'altro, quanti progetti fai, nel senso che bisogna seguire. Allora costruirlo pian pianino e avere anche dei finanziamenti, ma i finanziamenti ti devono servire per fare innovazione, per fare ricerca, per fare sviluppare ancora il progetto, non per mantenerlo economicamente, perché sennò vuol dire che quel servizio che stai offrendo non è valido, non è che non è valido a livello sociale, non è valido a livello economico, allora riproponiamo sempre lo stesso modello. Sì, infatti aggiungo questa cosa, il più delle volte almeno lo schema pugliese è quello di finanziare lo startup di impresa, ma appunto prima dell'impresa c'è l'idea e la reale fattibilità la puoi soltanto valutare sul campo, quindi importantissimo. No, va bene, nel senso che qua esiste appunto Principi Attivi, che ha creato comunque un grande germogliare di idee, che vi dico, a livello di strategia sono dei soldi che dovrebbero andare alla formazione, al posto di farti una formazione frontale, cioè una formazione proprio di che partecipi e costruisci questo progetto, e mi sembra molto intelligente questo. Dall'altra parte ci sono altri
soldi che invece vengono dati per finanziare dei progetti che magari sono scritti molto bene, ma sono portati avanti da persone che non hanno altre capacità e non viene richiesto poi la fattibilità economica nel lungo periodo. E quindi è quello che poi viene a mancare. Ma soprattutto perché io vi dico, crea... Non è un peccato per loro, è un peccato per noi, perché questo vuol dire che tu credi tantissimo nella tua idea, magari non investi il tuo tempo per far ricerca su quello, perché in fondo non devi pensare a quella parte economica, e poi ti ritrovi col tuo sogno che non si è avverato e magari dai colpa al sistema perché non ti accompagna, quando in realtà è forse anche un po' colpa tua perché non ti sei premunito prima di capire come sostenerlo. Poi le forme economiche anche dal livello pubblico ti possono sempre aiutare e fanno piacere, però non è solamente quello l'ingrediente, perché se no smettiamo noi di sognare, se smettiamo noi di sognare chissà cosa devono fare i nostri figli, non usciranno mai a quel punto. Io mi chiamo Gianluca e mi definisco un sognatore con un piede per terra, perché no, l'idea è sempre, no, fortunatamente si sogna, no, quando c'è un momento di silenzio, quando si è qua, quando si è al mare, in qualsiasi luogo, no, il cervello incomincia a camminare, a macinare, no, progetti, sogni, e poi lì bisogna essere poi sostenibili nei sogni, no, a volte... purtroppo, no? Penso a principi attivi o a finanziamenti pubblici, a volte è più difficile, no? Dopo che si fa la startup, fra 5 anni come vedo questa la realtà? Quindi molte volte quello che manca forse è proprio lavoro in ente di formazione, fra le altre cose, quindi a volte, no? Bisognerebbe fare dei corsi per essere sostenibili a livello di impresa, no? A livello di idee. Qui vorrei brevemente presentare 2 progetti, uno che è le tesi del Salento, l'idea di raccogliere in un archivio, l'ho chiamato archivio di saperi, contaminazione di idee, l'idea di raccogliere le tesi dei laureati di Taranto, Lecce e Brindisi, quindi ho delimitato un po' il territorio, altrimenti sarebbe stato molto dispersivo, in un blog, e quindi una volta raccolta la tesi, una sintesi della tesi, fra cui c'è anche la tesi dottorato di Pasquale, insomma, e dare opportunità a far conoscere i lavori di tesi poi di qualsiasi laureato, in qualsiasi parte salentino, in qualsiasi parte del mondo, di qualsiasi facoltà. Quindi un archivio interdisciplinare, perché la tesi molte volte viene discussa e poi viene abbandonata su uno scaffale. Dietro la tesi c'è un sogno, ci sono speranze, ci sono ricerche che molte volte per colpa di asimmetrie informative, per colpa di tante altre cose, non vengono conosciute. Lo step successivo è quello di dare continuità attraverso borse di studio, quindi l'Università del Salento, la Camera di Commercio di Brindisi e altri enti hanno patrocinato questa iniziativa, perché l'idea è di favorire il merito, quindi attraverso delle iniziative, attraverso dei convegni anche, ho organizzato anche dei convegni, conoscendo dopo un anno una trentina di laureati che hanno pubblicato questa tesi, hanno avuto la possibilità, su 30, 10 ho dato la possibilità nel mio piccolo di far pubblicare in ebook un codice ISBN un libro, quindi dalla tesi è uscito un libro. Dopo questo l'idea di fare anche, alcuni hanno partecipato a dei convegni, farsi conoscere, molte persone sono ragazzi che hanno studiato a Milano, a Chicago, che sono ritornate anche magari scoraggiate, no? Perché non, dopo 5, 6, 7 anni hanno perso anche, no, quel capitale sociale, quella rete di contatti che no, si è perso magari stando da un altro luogo. E quindi le tesi del Salento è l'idea, è un modo per creare relazioni, creare anche un modo di lavorare, creare anche quasi un co-working, cioè rincontrarsi. Molto probabilmente nascerà, quando avrò un po' di tempo insieme ad altri, un'associazione di promozione sociale che aiuti anche, no, a istituzionalizzare anche degli incontri o un luogo fisico dove incontrarsi. E quello che ho fatto nel mio piccolo, anche lavorando in ente di formazione, ho creato insieme a Programma Sviluppo, si chiama l'ente che ha 4 sedi in Puglia, insieme all'ISBEM, che è l'Istituto Biomedico, una Social Innovation School. Quindi Social Innovation School che in questi 2 o 3 mesi ha organizzato 4 incontri proprio per presentare realtà innovative nel campo della progettazione comunitaria, nel campo del sociale, nel campo del turismo. Il 9 giugno ci sarà un incontro
dove ci saranno forse una decina di associazioni del pugliesi che promuovono turismo, ambiente e cultura. E fra i protagonisti di questi incontri sono anche questi laureati che o hanno pubblicato la tesi o che sono venuti a conoscenza attraverso il Salento, insomma, no? Cerco di valorizzare le idee per far avere un ritorno anche lavorativo, comunque di copartecipazione di in qualcosa, insomma, ecco, quindi basta. Grazie. Bene, direi che ci sta, ne sono tantissime idee. Un co-working che in questo luogo adesso per il momento ancora manca, ma tante persone a disposizione. Qua abbiamo già uno ragazze, come? Da Bari in giù manca. Sì. Quindi ci sono tante potenzialità. Bene, in bocca al lupo, perché io torno a Matera, anzi, chi vuole venirci a trovare poi fisicamente nello spazio siete sempre benvenuti, sono 2 ore e mezzo di macchina, magari se organizzate una sola macchina teniamo anche l'ambiente più pulito, facciamo un po' di carpooling e vi aspettiamo quando volete. Grazie, va bene? Bravo.